Signori, dovremmo essere in live. Perché vedo una schermata vuota? Perché YouTube non mi mostra la stream? Siamo in live! Ciao, benvenuti a tutti ragazzi! Ma soprattutto, fatemelo dire dopo tanto, tanto tempo. Bentornati nella monotype coleottero di Pokémon Smeraldo 2.0. Se siete qua conoscete questa serie, quindi io non penso di dovermi dilungare troppo. Benvenuti a tutti, scusatemi i minutini di ritardo, ma era per impostare tutto correttamente, essere sicuri che le cose funzionassero. Adesso ho messo la musichetta di sottofondo, ma tra un attimino logica vuole che si passi al gioco. Come state? Siete carichi? Allora, YouTube non mi ha ancora approvato delle emote, ma valuterò di mettere... Bravo, bravo, bravo Manu! Ok. Signori, lo dico anche a tutti voi. Sto per premere un tasto. Quel tasto prende il nome di registrazione. Tra l'altro, Manu, fammi una cortesia. Scrivimi su WhatsApp la tua mail, così poi ti invio il file. Signori, io lo dico qua. Sto per avviare... Tecnicamente il tentativo 2. No, perché è la 2.0. Ripartiamo da 1, tranquilli. Sto per avviare il tasto REC. Il tasto registrazione è stato avviato. Sapete cosa significa questa cosa? Significa che abbiamo... Avremo, grazie a Manuel che è passato anche in chat, anche i video highlight della monotype coleottero di Pokémon Smeraldo. Qua servirebbe avere i sound alert degli applausi, ma io sono stronzo e non li imposto i sound alert, quindi tocca andare così con il manuale. Pasquale, grazie per l'undicesimo mese di tier 2. Marco, grazie per il tredicesimo mese di tier 1. Vi sfrutto palesemente per vedere se funzionano gli alert, quindi attenderò con calma. Vi ricordo ragazzi, massimo supporto per questa serie. È un bel comeback, non vedo l'ora di vedere come andrà. Sarà estremamente difficile, anche perché ve ne ho già parlato, ma nel caso non lo sapeste, ci sono state delle variazioni alle regole rispetto, o meglio, un ammodernamento delle regole rispetto alla monotype 1.0, quella che a sto punto direi che chiameremo monotype 1.0. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri per favore. Arrivano. Si torna dove si è stati calma. Bene con un Surski Tempio. Sbaglio o non si è visto l'avatar di Yamask che spawna però? Si è sentito solo l'audio? Perché sta roba qua? Io non riesco proprio a spiegarmela. Adesso aspetterò il prossimo alert per vedere se tutto funziona come Cristo comanda. Però non capisco perché non dovresti farmi vedere l'alert, visto che è tutto letteralmente impostato sul figa di OBS. Non vedo perché questa cosa qua non debba succedere, no? Vogliamo reimpostarlo un secondino? Lo reimposteremo un secondino. Ci si mette 3 secondi, ma... La fonte è quella, quindi fermi. Oh, questo GC trattino basso Bomber si abbona al canale. Grazie Bomber per l'abbonamento al canale di Tier 1. Forse non si vede per qualche ragione arcana se fai la resub, che sarebbe completamente stupido. Ma potrebbe anche darsi. Fatemi fare un check rapidissimo, eh. Vedo se riesco a risolvere immediatamente, altrimenti... Però non dovrebbe, non l'ha mai fatto. Non sembrerebbe. Magari si è buggato una volta, vediamo come tira avanti. Comunque grazie mille per gli abbonamenti, ragazzi. E io ricordo che con gli abbonamenti avete a disposizione emote garantite con la tier 1, accesso al gruppo Discord in qualità di spettatori. Con la tier 2 avete l'accesso anche in qualità di utenti, al pari di Twitch, degli abbonamenti di Twitch.
E invece con la tier 3 avete anche i video in anteprima e soprattutto senza pubblicità. In anteprima può capitare che saltino, perché magari sono tirato coi tempi, ma li avrete sempre senza pubblicità. Quindi, qualora vogliate supportare il canale, sappiate che avete anche questa strada, oltre alla semplice visione, oltre all'iscrizione, cose che sono comunque molto ben accette. E anche oltre le super chat, che esistono anche quelle, ce le inculiamo il giusto, ma esistono anche le super chat. Avete un sacco supportato, tante serie, vi voglio anche per questa. Detto questo, io direi che posso togliere la musica e non c'è l'audio del gioco. E non c'è l'audio del gioco. Perché? Perché è mutato! Eccoci qua. Datemi velocemente un feedback sull'audio del gioco. Ditemi Presidente se... della Repubblica, buongiorno. Sul pezzo. Grazie per l'abbonamento. Credo che sia un abbonamento vecchissimo. Che ho già ringraziato. Comunque, grazie. Presidente della Repubblica, buongiorno. Perché la chat è in maiuscolo? Allora, la chat è in maiuscolo. Ciao, Crappo, ricordati di dare il sommo sur skit. Cioè che... il... font che ho utilizzato, adesso la voglio cambiare perché non l'ho fatto in tempo. Il font che ho utilizzato, per qualche ragione, imposta solo il maiuscolo. Ho poi provato a cambiare il font, ma ha deciso di non farlo. Ha deciso che se cambiamo il font, era un font e mi dava il font preimpostato. Quindi io non ho un altro font. Se non quello preimpostato, che però non mi piaceva particolarmente. Proviamo. Se io metto questo coso qua, vediamo se ci piace. Aspetta che devo però guardarlo da qui. Capito? Non so per quale motivo, se io cambio il font mi mette la chat con questa roba disgustosa. Però così secondo me voi la vedete bene la chat, ragazzi? Chiedo, perché magari è una rogna mia. Però no, aspetta, però sto font fa vomitare di base. Consigliatemi al volo un font, per favore. Provo a vedere se va. Consigliatemi un attimino un font, che nel dubbio metto quello. A vedere un po' cosa droppate. Impact disgustoso. Questo è comunque in caps, vi fa tiltare. In Arial sarà cursatissima. E che se metto altri font la vedo in piccolissima. Cioè diventa piccola, non so per quale ragione. Provate a scrivere qualcosa, ora è aggiornata. Così dovrebbe essere un filo meglio. Se poi io vado qui e ingrandisco anche questo, forse si riesce a leggere anche in maniera umana. Provate ora, forse ora è... Oh, ok, adesso ci siamo. Adesso è ok, adesso è ok. Adesso è molto più umana. Va bene. Allora, scusatemi se va via gli audio e via. Bene, allora, nel mentre che voi lasciate un mi piace alla live, perché so che vi dimenticate di mettere un mi piace alla live, quindi like alla stream, così che magari facciamo conoscere questa serie anche a qualcun altro in giro per YouTube. Già che non ci sei, non va il comando regole, dovete dare il tempo al bot di carburare, prima o poi arriva. Per chi non conoscesse cos'è la Monotype Coleottero di Pokémon Smeraldo, è una serie che ormai è datata quasi 4 anni fa. No, beh, 2020, estate 2020. Facciamo che ha da poco compiuto i 3 anni. È stata una serie storica del canale YouTube. Più del canale YouTube che del canale Twitch, a essere onesti. Uno dei tanti motivi per cui ho deciso di portarvela qui su YouTube in live. Ci sono un po' di cambiamenti alle regole. Nella scorsa Monotype Coleottero, complice anche il fatto che parlavamo di 3 anni fa e le regole delle Nuzlocke erano un po' più barbine, ho seguito delle regole che cambiamo. Ad esempio, non mi sono imposto di catturare un singolo Pokémon a percorso,
E questo, ovviamente, ora me lo impongo perché le regole dell'hardcore Nuzlocke sono così, implica due situazioni particolarmente spinose. Situazione 1. Non possiamo scegliere se avere Volbeat barra Illumise, ma se abbiamo fortuna possiamo schiudere Volbeat tramite uovo, il che sarebbe ottimo. Il problema più grosso è che utilizzando la regola del primo incontro sarà praticamente impossibile, cioè dobbiamo sculare, a parte che dobbiamo arrivarci, ma dobbiamo sculare, sarà praticamente impossibile, ve lo dico così mi mettete a piangere subito, ottenere Heracross e Pinsir. Già. Sarà quasi impossibile perché dovendo limitarci al primo incontro alla zona safari, dobbiamo pregare Dio. E se entra bene, se non entra male. Altra cosa che ho modificato, Shedinja lo abbiamo bannato. Nel senso che tutte le altre monotype coleottero si fregiano di Shedinja. Per una serie di ragioni Shedinja, oltre al fatto che è OP, l'abbiamo giocato 300 volte, va bene, ma poi essendo anche un'evoluzione di Ninkada come Ninjask, si andrebbe a creare il paradosso che in Hardcore Nuzlocke è un po' un peccato di avere due Pokémon che risultano catturati nello stesso percorso. Canfa i capricci, bro, non è vero, lo scrivi solo tu, forse è un problema tuo, a meno che la chat non mi dica che ci sono problemi, ma lo scrivi praticamente solo tu, quindi forse è un problema tuo, sensazione. La cam fa capricci, ragazzi? C'è qualche problema nella cam? Ditemi voi. Sapete che forse il comando non va perché gli ho dato il titolo sbagliato? Mi è venuto in mente questo... questa follia. Fa vedere? Assolutamente sì. My bad, in realtà il comando non andava perché c'era il... chiamalo regole, a breve dovrebbe andare. Comunque le regole sono estremamente semplici di base. Hardcore Nuzlocke, ma Pokémon coleottero. Estremamente semplice e scontato, vi direi. Vai. C'è uno brutto davanti, perfetto. Ottimo, 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 ottimo. Ogni tanto va fuori fuoco, ma niente di fastidioso. Va bene, ok. Non, questa cosa non dovrebbe essere vera comunque, però va bene. La cam continua a rimettere a fuoco. E io, ragazzi, la sto guardando. A me sembra che non vada fuori fuoco nemmeno se faccio la ola così. Però probabilmente avete ragione voi. Nel caso mi picchierà il mio editor. Potrebbe essere che magari la registrazione dà delle noia, dà delle noie. Boh, non lo so. Computer da 3 milioni di euro. Sarebbe simpatico se non si riuscisse, se non si riuscisse a registrare. Sì, è appena successo. Ah, ok, vabbè, ok, regà, può essere, sì. Ok, ho capito qual è il problema, adesso l'ho visto. Adesso l'ho visto. Non so perché succede, in effetti, però. Perché dovrebbe succedere sta roba qua? Non me l'ha mai fatto. Adesso l'ho notato anch'io. Vabbè, vediamo. Perché va fuori fuoco così? Ci avete ragione. Allora, ho appena finito di registrare un video, l'ho appena ricollegata, però, cioè, voglio dire, è un po' curioso. Che palle. Vabbè, senti, la tengo così, poi vedrò come... Se diventa esagerato, ditemelo. Fa nulla. Non so che altro mi è venuto... Non so che altro dire, se... mi viene in mente qualcosa... Boh... Ah, sì, certo. Ovviamente abbiamo il fantastico aggiornamento delle caramelle rare. Perché... vaffanculo. Caramelle rare dentro per andare a livello con i capi palestre e tutto. Siccome io rispetto a tutte le altre monotype coleottero, mi privo di Shedinja e siccome... quel Pokémon è un meme, io ho deciso di fare questa cosa qua. Sto per procedere alla scelta dello starter. E siccome c'è un Pokémon molto particolare che non è mai ottenibile su Pokémon Smeraldo, noi lo sappiamo bene,
potrei aver deciso di fregiarmi di Mascherin. Sostanzialmente, questo Pokémon in teoria non si può ottenere su Smeraldo, ma me lo sono voluto dare come ricompensa, un po' per il meme, un po' per pareggiare, diciamo, la perdita di Shedinja. Inutile dirvi che Mascherin non è lontanamente, scusatemi, paragonabile a Shedinja, ma abbiamo comunque il nostro Mon. Ho modificato un pochino la ROM. Il rivale avrà Torchic, ovviamente, quindi con Baskan, che, ok, sì, con Surskit potrebbe sembrare che abbiamo un buon gameplay, ma poi dopo con Mascherin, spoiler, non più molto, perché Mascherin, vi ricordo, non è un tipo acqua. Ho fatto un po' di modifiche alla ROM. E come vedete i nomi dei Pokémon non sono in caps lock, sono in... non in caps lock, come in minuscolo, non mi veniva il termine. Perché a me non dispiacciono. Plus, si può correre negli edifici, cosa che prima non si poteva fare, l'ho attivato. Si può correre senza scarpe da corsa, infatti state vedendo che sto correndo senza scarpe da corsa. Non so qualche altra chicchetta che potrei aver aggiunto, ma non mi risulta. Vai. Bene, sentite. Vogliamo dare dei soprannomi? Vogliamo dare dei soprannomi a sto giro? O vogliamo prestare fede all'originale che non aveva soprannomi? Vogliamo fare un sondaggino? No, non si può fare slash poll. Alessio G ha droppato $10.59. Rinnoviamo gli auguri per i 100k su YT per Crappo. Trattino basso Crappo Godo. Trattino basso Crappo Pipu. Ah, YT, pensavo stessi volessi Pokémon Y. No, grazie mille Alessio per i 10 euro di super chat. E grazie per le 10 sub regalate al canale. Alessio G ha regalato 10 abbonamenti. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille, grazie mille per le sub. Va bene, basta. Ho deciso di non dare soprannomi. Ho preso io la decisione. Se dai un soprannome a Ninkata quando si vuole tutte e due le evoluzioni hanno lo stesso nome? No, Shedinja no. Però è l'unica cosa che non che non spartiscono le IV sì, le IV sì. Per questo Shedinja ho deciso di farlo volare. Oh, bello, ma mi ha tolto lo script della mamma. Ah, no. No, 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 non me l'ha tolto, devo ancora andare davvero, giusto? Bene, no nickname in onore... In onore di... Dell'originale. Evito anche le pozioni, ovviamente ragazzi è un hardcore Nuzlocke, quindi le pozioni sono bannate e finché non abbiamo le ball non valgono le catture. Considerate che prima di Petra, prima della prima capopalestra, avremo 4 Pokémon, che saranno Surskit, Dustox, Ninkada e Beautifly. Poi non abbiamo catture fino a Ciclamipoli, dove abbiamo il Lumise e, se riusciamo con l'uovo, Volbit. Ninkada sarà diventato Ninjask. A quel punto abbiamo 6 Pokémon. E potenzialmente Armaldo. Senza potenzialmente. Poi avremo Armaldo. Dopo Armaldo slash Anorit. Dopo... Grazie per una sub che non ho visto. Presidente suppongo. Della Repubblica. Ah, no, buongiorno, che sono quelle di Alessio spammate, va bene. Avremo Armaldo barra Anorit dopo Presidente Fiammetta. Della Repubblica, e buongiorno, datemi intanto corazzieri, faccio che favore. Menare Vera, che in teoria con Surskit dovrebbe essere abbastanza banale. E. Io me lo merito! Ma che cazzo? Io me lo merito! Ma perché sono arrivato tutti gli auguri per alert? 100k su YT per Crappo. Trattino basso Crappo Godo. Trattino basso riesco, Crappo Pipus. Io non riesco a capire. Presidente perché. Della Repubblica, buongiorno, datemi corazzieri. Io non riesco a capire favore. Perché gli alert sono doppi se c'è una sola fonte per i sound alert. Presidente della Repubblica, cioè, buongiorno, datemi veramente. Corazzieri, per favore. Non ce la posso fare veramente. Vabbè, pace. Presidente della sbaglio, ma ha tirato una slap mica da ridere. No, per ok, favore. È morto sto pagliaccio, via. Via.
Presidente della Repubblica, buongiorno, certo. Datemi i corazzieri, per favore. Bene, spam di strapola. Prima o poi cercherò di capire come far sì che non lo faccia ad ogni sub regalata. Datemi i corazzieri, per favore. Sarà un po' complesso, immagino. Bene. Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Ok. Altro? Presidente della Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Eccellente. Posso giocare? Forse posso giocare. In onore delle vecchie serie, pagherai una sub per ogni poco mandato KO. Aldo avventuriero, sei ufficialmente vittima di un effetto Mandela, a meno che non lo sia io, ma non dovrei, perché quella cosa lì la facevo su Pokémon Perla, non su Pokémon Smeraldo. Comunque la risposta è no. La risposta è fottutamente no. Bene, da qui in poi abbiamo le ball e soprattutto inizia la cazzo di Hardcore Nuzlocke. Allora, per catturare doppio Volbit, io devo catturare un Warpol e poi evolverlo in maniera tale che io poi al bosco, mi sfugge il nome, Petalo, possa catturare l'altra evoluzione di Warpol. In questo modo non mi blocco la linea evolutiva. Questo è il modo 100% accurate per avere entrambi i Pokémon in Hardcore Nuzlocke. Cura questo Pokémon che già l'ho visto male. Tra l'altro, credo nel box di avere ancora un sacco di Rare Candy, vero? Ah no, però aspetta, PC di Crappo, ritira. Ok, nel caso sappiamo dove fare rifornimento, eh? Bene. Possiamo procedere. In realtà no. Questo è le ball. Ball. Ok, prendiamo altre ball, perché altrimenti le catture qui su sto gioco qua stanno a essere abbastanza infame. Vai, perfetto. Sì ragazzi, siamo ai 100.000 iscritti, buongiorno. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti al canale. In questo modo raggiungiamo anche i 101.000 iscritti e sarà festa grande ai 104.000. Qua dovrebbe esserci Warpol come unico Pokémon disponibile. Lo attendiamo con ansia, ovviamente. C'è Warpol qua. Ok, bene, c'è Warpol. Spoiler alert, non c'è Surskit su questo percorso. Non so se lo sapevate, non so se siete a conoscenza di questo incredibile memos, ma non c'è Surskit. Ciao Ste, adesso mi disiscrivo così torni ai 99.000. Non basterebbe. Ti droppo questa verità. Non ti basterebbe. Va bene, porto entrambi al 7 in maniera tale che Warpol mi si evolva pure, eh? In cosa non lo sappiamo, ma è indifferente, tanto poi catturiamo quell'altro. Vai Warpol, diventami grande bozzolo. Vai. Se riuscite a trovare il Ralts maschio nella disperata ricerca di Surskit, qui qualcuno se la ricorda bene quella serie, vaffanculo. Una monotype, allora, vi informo di questa cosa, una monotype coleottero di Pokémon Rubino e Zaffiro è molto più facile che su Smeraldo, perché hai Masquerain garantito. Ovviamente, ammesso che non ti togli Shedinja, allora a quel punto è tutto difficilissimo. Tipo questa serie qua, non abbiamo Shedinja. Lo ripeterò fino allo sfinimento. Prima lotta contro Matteo Bullo della monotype coleottero 2.0. Penso che non abbia alcuna speranza. Ho più attacco fisico speciale. Nel senso, 9 di attacco fisico e 11 di attacco speciale. Numeri profetici quasi. Penso comunque mi convenga fare attacco rapido. Questo se ora tiro una... Se tiro una mossa sono morto. Surskit, vero che non è roll? Bravo. Molto bene. Non sarebbe stato piacevolissimo. Spammerei ghigliottina. Gears, tu ti sei perso probabilmente il passaggio in cui dico che quei Pokémon con le nuove regole sono quasi incatturabili. In caso no, ci saranno sicuramente call migliori. Adesso metto immediatamente lo stile fisso. Butta giusti falliti che sono esattamente quello che sembrano, cioè dei fallete. In caso ce lo porteremo a letto. Sappiate che non... L'obiettivo di questa serie è anche un obiettivo di resilienza. Non riporterò in auge quel meme. Cercherò di ignorarvi il più possibile.
Non penso che sarà semplice, ma direi che è necessario. Obiettivo di oggi, comunque, se riusciamo, Rudy. In teoria Rudy dovrebbe essere un capopalestra abbastanza free. Ora che so che quel Makuhita ha cazzo di reversal. Ora che lo so, dovrei essere in grado di gestirlo. Una volta non era così. Oh, c'è da dire che io ho fatto questa riflessione. Questa serie l'ho fatta più di 3 anni fa. E sono arrivato fino a Telepath. E ho fatto una follia rimanere con Surskit, però va bene. Ma questo è fantastico, ragazzi. Ma questo è stupefacente. Ah, è incredibile sta cosa. Ah, sai perché? Perché ho messo il testo immediate speech. Se lo tengo a 2 me li fanno? Sì, perché ho il testo. Allora, ho modificato la ROM per mettere il testo più veloce possibile. Però evidentemente con 3 di velocità si bugga. Ok, perfetto. No, molto importante, perché è fondamentale sapere che avrei dovuto dirti che ero così forte. Capito? Oppure sapere che se i miei occhi contro quelli di un altro allenatore devi sfidarlo. Devi. No, un imperativo categorico kantiano, mi verrebbe da dire. Non ho mai vinto fino ad ora. Pensa a te, hai perso anche contro Surskit. Vai. Dicevo, questa serie qua sono arrivato a Telepath. È vero che avevo altre regole, ma è anche vero che ora sono molto più forte a giocare a Pokémon di 3 anni fa. Quindi, da un lato io sono migliorato molto. Banalmente, cioè, nel senso, 3 anni fa non avevo ancora fatto un hardcore Nuzlocke seria. Quella era la prima e non era comunque seria. Poi, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Questo potrebbe essere una situazione interessante. Un anno pure qua, un minore di 3 e oggi faccio 25 anni. Grazie per la sub. Pensa, ne avevi 21 probabilmente, Catalzer, quando c'era questa serie. Grazie per la sub. Allora, ma è stupefacente, ragazzi, tutto questo. Ottimo crit. Abbiamo delle pozioni dietro. Abbiamo una pozione con cui potremmo salvarci il culo. Però tipo, non dovrebbe avvelenarsi Cascoon. Oh, abbiamo veleno spina! Che bello, Cascoon con veleno spina. Ah, cazzo, potevo mandarlo subito, non ci ho pensato. Vai. Ci siamo. Wow, rischiare al primo allenatore è stato interessante. Vatti a curare immediata subito, per favore. Vai, bene. Quindi insomma, la difficoltà è molto maggiore rispetto alla scorsa monotype. Ma io sono molto più forte. E soprattutto ho più il feeling del tryharding. Quindi chissà come andrà a finire. Sai come andrà a finire invece Lino? Al bar. Con una velocizzazione mai vista. Grazie, 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 grazie. Perfetto. Benissimo. Ti compri qualche cura antidoto? Sì, soprattutto perché con le contact in effetti prendere veleno dalle mosse in questo momento, in questo gioco, è impossibile. Penso che ci sia pochi Pokémon che possono farlo. E effect spore però, non il massimo. Più che altro degli antidoti, il resto mi importa il giusto. Vai. Fun fact, se Cascoon avvelenato si evolve diventa Dustox avvelenato, nonostante sia veleno. Blim, vuoi essere citato nel mio prossimo shorts? Finisce alla Lega o ad Adriano? Credo che tu intenda Rocco. Finisce alla Lega, ma in caso facciamo proviamo a fare anche Rocco. Rocco con coleotteri è l'incubo definitivo, eh? Rocco con coleotteri è l'incubo definitivo. Bene, pronti a un altro personaggio che skippiamo? Eccellente. Su questo percorso, il percorso 104, il mio percorso, c'era Warpole oppure famo a beneficenza qua? Però Giovanni, tu non devi prendere Warpole, è molto molto importante questa cosa qua. Non devo prendere Warpole, devo prendere Silcoon, perché questo è Cascoon. Devo prendere Silcoon. Io devo prendere Silcoon. Intanto ragazzi, vi ricordo, iscrizione al canale, siamo 658 spettatori, 240 mi piace, a me non sembrano dei numeri accettabili, quindi mettete like alla stream, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, che non è che perché abbiamo raggiunto i 100k adesso basta, bella, ci si sega, no, ora arriva il difficile.
A proposito di cose difficili, Sidot. Allora, io farei questa roba qua. Esatto. Cioè, io ti mille bavizzo, grazie Samadi per il secondo, per la tier 2, primo mese, benvenuto. Ricordo che per gli abbonati c'è il gruppo Discord, tutti i livelli, dal livello 2 al livello 3 avete tutti i diritti, sta roba qua sembra un po' strana, però avete tutti quanti i... Avvelenalo! E ora, spandi mille bave. E ora si sputa sull'avversario. Avete tutti i contenuti, altrimenti con la tier 1 avete solo l'accesso come spettatore, avete accesso a tutte le news, a tutti i post, i contest quando si fanno, ma non potete scrivere sul gruppo. Comunque con la tier 1 avete le emote, il nome evidenziato in chat. Presidente, non solo in chat, ma anche nei commenti. Io non so perché ho gli alert doppi, vi giuro che dopo questa stream qua vado sul programma di Stream Elements e cambio ogni impostazione. È stato bello avvelenare quel Pokémon lì per evitare pazienza. Vai, a proposito di Pokémon da avvelenare che non sono per nulla minacciosi. Beh. No, non avevo... Allora, in realtà i dubbi su Veleno Spina che non avvelena ce li ho e come? Veleno Spina è nota per avere 100% di avvelenamento quando lo usano gli altri e 2% quando lo fai tu. Detto questo... Shedinja lo banni? Sì, Shedinja è bannato a sto giro. Shedinja è bannato, ma mi sono messo come ricompensa Surskit come starter. Giusto perché altrimenti, raga, avrei avuto tipo 6 Pokémon contati per tutta la sfida ed era un po' triste oggettivamente, secondo me. Almeno con Surskit possiamo bannare Shedinja, avere un Pokémon in più e strizziamo l'occhio al Memino, no? Eh? Senti, a proposito, questa è forte, io la schippo. questa la schippo io. Cioè io faccio così... La faccio appena ho Dustox e Beautifly. Io faccio un po' il pavido, ragazzi, abbiate pazienza, ma la paura è forte in me. Bene. Allora, dobbiamo prendere Silcoon. Ne abbiamo di ball, sì. Però non è che abbiamo grandi call per indebolirlo. Beh, a parte che è Silcoon. Bro, frate, la tempistica di quest'uomo non è così comune, eh? Per favore, non voglio indebolirti perché se ti colpisco e faccio brutto colpo, ho perso una delle due catture che ho in tutta questa serie. Easy comunque. Silcoon acquisito, mi verrebbe da dire. Portalo al 9 senza problemi. Mi sono un po' pentito di aver messo i nomi in minuscolo. Vabbè, non che sia un problema, però. Forse non mi piacciono così tanto. Mi sembrava un'idea migliore, onestamente. Qua non c'erano bacche, no? Ok, bene. Signori, questa è la nostra squadra. Questa è... È la squadra, è un... È una squadra... Fortissimi, piena di gente fantastici, direbbe qualcuno. Senti, io sono un po' uno stronzo, va bene? Cioè, nel senso, voglio giocare safe, quindi... Io, ovviamente, stanno dentro i level cap. Chi non lo capisce è stupido! Mi evolvo i bro per poter fare la donna Zigzagoon. Oh, assorbimento è un'altra... Vediamo le nature di sta gente. Fiacca... No, come jolly. Bene, avete presente il Bubble Beam che questo Pokémon evoluto in Mascrane avrebbe potuto tirare per shottare 3 Pokémon di fiammetta su 4? Beh, ecco. Ecco, ma non saprei. Placida e fiacca e Placida, mi dite cosa busta, no? Bene, abbiamo un Surskit. Si può dire pacco o è politicamente scorretto? Vai. Vedremo. Vedremo cosa riusciremo a fare.
Considerate che se... Wow, non era il 9 sto zigzag? No, forse non serviva a livellare così tanto. Scusatemi, mi ricordavo sto zigzag 1 al 9. Placida più difesa meno speed. Non è bruttissima in realtà. Non ti fa vedere proprio le stats migliorate. No, in terza gen no, non erano ancora così studiate. Fiacca serve più difesa, più, meno difesa, più special defense. Ok. Ah, fiacca è... Com'è che si chiama in inglese? Sì, ho capito qual è. Non mi... ci sta. Mi sfugge il nome di quella inglese. Non mi viene. Mi dite come si chiama in inglese fiacca? Appena lo scrivete dico... Ah, ma certo! Come sono stupido. Lux! Grazie. Lux. Non mi veniva. Allora, ora abbiamo la recluta con... mamma mia, beautiful. Scusate. Ho fatto caso al moveset di un certo Pokémon. Abbiamo il tizio con Pucina che spamma grido di lotta. Penso che proverò ad avvelenarlo con Dustox, è buona. Penso che sarà il nostro gameplay a sto punto. Vediamo un po' come va. Poi a nord di Ferrugipoli c'è quel Pokémon che tanto attendete, eh? Perché ha due mosse? Perché l'abbiamo catturato che era un Silcoon, quindi ha solo rafforzatore e assorbimento. Comunque nel caso avrebbe veleno spina e niente di esagerato. Subito Poison? Figurati, figurati! Dai, per favore, così la velocizziamo. Cosa vi dicevo io che veleno spina... Voi avete memoria nella vostra testa di un momento della vostra vita in cui l'avversario vi ha usato veleno spina e voi non siete rimasti avvelenati? No, perché funziona così. Oh, la vedi che lamentarsi, vedi che piangere è sempre la call giusta? Forse riswitcho. Forse riswitcho. Ok. Beh. Thanks. Ciao Reclutos. Allora, in realtà Jesse e Beautifly dovrebbero comportarsi bene, entrambe le nature che bussano difesa fisica. Sia Beautifly, penso che tu abbia perso il nome di un Pokémon. Detto questo è comunque Petra. Allora, la call su Petra probabilmente sarà una roba del tipo: killiamo i due Geodude e poi contro Nuzlocke mandiamo Nincada, facciamo Turbo Sabbia e poi capiamo cosa fare. Questa è la call. Allora, poi ci ragioniamo meglio, ma probabilmente... Nincada non è da saccare, se non altro perché è un tipo terra contro Walter e in più ninja scadenza spada. Quindi in alcuni contesti potrebbe salvarci il culo completamente. Banalmente, secondo me ha la lega. Qualcosa sistema. E... quindi lui tenderei a non saccarlo, sinceramente. Probabilmente Beautifly è quello più inutile. Oh, c'è anche da dire un'altra cosa. Cioè che Petra, il Nosepass di Petra ha blocco. E blocco... Non ho paura dei posti di blocco, direbbe qualcuno. Ma blocco ha la peculiarità divertentissima di bloccarti il Pokémon in campo. Quindi probabilmente dobbiamo comunque rischiarcelo l'1v1 con Nincada, a una certa. No, non voglio sapere niente sulle bacche, ma proprio un cazzo. Ti immagini perdere il suo script prima di arrivare a Fiammetta? Ma Fiammetta la gestisci in qualche modo, con Ninjask, Fossa, qualcosa succede. Per dire, nella monotype coleottero precedente, io senza Surskit ho vinto contro Fiammetta, senza subire morti, peraltro. Ora non vorrei flexare, però... Ma così per dire, questo è un altro pazzoide con Zigzagoon. Mettici contro sempre Dustox che fa un buon lavoro. Vai. Ale. Avvelenalo per favore, è il tuo ruolo. Letteralmente quello che devi fare. Comunque, in effetti potrei tipo tirare Confusion e fare meno il prezioso, tipo trishottarli questi. Non sarebbe una brutta idea. Questa non mi ricordo cosa aveva, ma non mi se... no, il cazzo, questa c'aveva il figa di Lotad. Metti ancora Dustox, va là. Dustox, mi devi carriare questa parte di videogioco, eh? Che altrimenti non ce la caviamo più. Ma mi sembra che...
Mi sembra che sto predicando ai convertiti. L'uomo è tanta roba. Ragazzi, lo dirò con cadenza regolare probabilmente, ma... Pinsir e Heracross sono estremamente difficili da ottenere, quindi io chiedo a tutta la chat, per non provocare delusioni in futuro, come per i giochi Pokémon, non vi aspettate che avremo in squadra Pinsir o Heracross, perché realisticamente non li catturiamo, quindi realisticamente no ghigliottina. Io, nel senso, sarei molto contento se avessi quei Pokémon lì, ma catturarli alla zona safari è un parto trigemellare, tra l'altro, mi verrebbe da dire, quindi... Non il massimo. Scyther è un Pokémon che non si trova nel videogioco, quindi la vedo un po' difficile, onestamente. Cazzo di rafforzatore. Tu vai a fargli attacco rapido nel mentre. Grazie mille per la super Estere chat. Estere ha droppato $5.29. Grazie Estere per i $5. Chiama un tuo Pokémon, Mateiu, un giocatore del Palermo. Non penso che succederà in questa serie, magari in altre circostanze. Senti, ma questo qua che sta tirando... rafforzatore poi mi fa pazienza. Mi deve far rosicare forte? Grande qui e qua. Il qui è posseduto dal nostro avversario. Va bene. Ale. Baccaliegia. Difesa X. Mi vado a curare, poi affronto il pescatore e poi andiamo su quel percorso, signori. C'è Galvantula, sì, però preferisco Scolipad, io. Ottima domanda, c'è Galvantula, mi è piaciuto parecchio. Bene, questo allenatore qua credo che sia esattamente quello che sembra. Thanks. Eccellente. Molto bene. Allora, sì, prendo il Rapidartigli, posto ragazzi che il Rapidartigli è un item... di un overray, io penso. Se dovessi fare uno short su lo strumento Pokémon più sopravvalutato dai giocatori Pokémon, Rapidartigli. Cazzo, è una merda quella roba. È disgustoso. Io non ho idea del perché piaccia così tanto. Intanto, nel mentre che vado a prendere la Pokéball, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare mi piace alla stream. Attualmente siamo 731 spettatori, 362 mi piace. Numeri che secondo me si possono assolutamente convertire, migliorare. Oserei dire almeno a 500 mi piace. Quindi se vi siete dimenticati il like e vi piace questa serie, mettete il like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Alla stregua delle divinità. Allora io ho questo, per favore, chiama un questo dramma Pokemon, etico del doppio Mateiu, alert. Un giocatore del Palermo. Vi tenete il doppio alert. Non ho idea del perché una singola fonte produca due suoni. È completamente folle questa roba qua. Vi giuro che proverò a sistemarlo. Ve lo giuro. Ve lo giuro. Ma non è questo il giorno. Bene. Tocca. Benvenuto. Oltre a essere un meme, sei tremendamente utile. Allora. Ve lo concedo una sola volta. Lo dirò una sola volta in tutta la serie. E dirò... sesso con Nincada. Non succederà più. Sì, raga, non ho idea del perché la cam perda fuoco. Comunque, non è insopportabile. Tenetevela lì. Grazie mille per la super chat. Estere ha droppato $2. Grazie mille, Estere. No, Shedinja è bannato. Prendi Nincada per Shedinja. Shedinja me lo sono bannato. Lo prendiamo per Ninjask, in realtà. Cercherò di sistemare. Devo aver premuto qualcosa di sbagliato mentre cambiavo le fotocamere, perché ho finito di registrare un video.
Poi lo fixiamo. Quando catturerai Yanma? Quando farò un altro gioco, perché Yanma su Pokémon Smeraldo non c'è. Pazzesco. E quindi vai, posso avere dei repel? Che c'è già il pisello girato di dover trovare Pokémon. Oh sì, vai, posso. Molto bene. Com'è Stoninkada? Questa è un'ottima domanda. Minchia, cos'è Ritrosa, regà, in inglese? Cos'è sta roba? Ah, ok, neutra. Vabbè, buttala via. Sarebbe bello pescare delle nature eccellenti, ma per ora ci accontentiamo di nature ok. A parte Surskit, che ha una delle peggiori possibili, ma vabbè. Immagino di doverlo accettare. Questa è carità, noi rispettiamo. Giù. Eccola qua, l'altra super chat. Doppio alert, giusto così, ci sta. Un'altra cosa che avrei dovuto fare è prendere pozioni, ma vabbè. Perché non un bel Golisopod? Cazzo, Golisopod per Petra sarebbe ottimo, raga, altro che... Oh, questa, per inciso, è la squadra con cui dobbiamo fare il primo cavo palestra. Tendenzialmente senza morte. Non so come potrebbe finire la cosa. A sentimento non bene. Archeus con la lastra Baco. Archeus con la lastra Baco. Tra un attimo lo prendiamo. Sì, sì. Un attimo, ragazzi. Si trova a Ciclamipoli. Si trova a Ciclanova. Si trova. Estere si trova. Si abbona al canale. Si trova a Ciclanova. Quindi. Poi lo prendiamo. A Ciclanova lo prendiamo. Corazzieri, per favore. Ottima lead. Bene. Switch a subito. Dustox, raga, è l'unico Pokémon che può combinare qualcosa di umano. Principalmente perché ha veleno spina e confusion. Quell'altro assorbimento. Tu capisci bene, Beautifly, che se ci sono solo Pokémon erba e tu hai assorbimento, è un po' come pisciare contro vento. Cioè, non efficace. Questo a Geodude. Forse Surskit. Oh, raga. Se Surskit non lo killa. Ok. Bene. Cioè, almeno le basi del mestiere le possediamo. Ottimo. Rimetti Dustox gentilmente, che Dustox mi fa sentire al sicuro. Dustox è la mia linea Maginot. Fragilissima. Appena te lo attaccano muore, ma finché non te lo attaccano, porca troia se ti tiene sicuro. Dustox è la mia linea Maginot. Ingiocabile questo Pokémon. Bolla. Altro bolla. Perfetto. E questi, signori, erano gli allenatori a disposizione del mister. Dustox morì da Rudy. Sì, morì da Rudy perché non sapevo di reversal. Spero che le mie skill siano migliorate al punto da poter gestire meglio Rudy. Se perdo... Allora, intanto non devo perdere un Pokémon qui da Petra, che sarebbe già vincente come situazione. C'è una cosa... Per il meme, diamo un'occhiata alle IV ed EV dei miei Pokémon. Allora, posso anche forse condividervi lo schermo. Vediamo se ho una scena youtubica in cui... Sì, beh, non benissimo, però neanche malissimo. Allora, non penso che lo vedrete benissimo, però ve lo guardate uguale. Ho Surskit... Allora, Surskit, diciamo che... Ecco. Oh, 25 special attack sicuramente non è male. Vediamo gli altri, vediamo... Oh, questo è carino. Questo non è male. 23, 24, 20... 31 IV in HP! Oh, abbiamo rollato max IV in HP? Oh, sto Dustox è buono. Occhio alla special defense, ma questo non è malaccio. Uno in speed per Beautifly, benissimo. 19 in special attack, qualcosa succederà. Ninkadam. Beh,
Signori, Linkada a zero in difesa. Ci sta. Perché alla fine non deve... Profumino. Serskit ha preso Profumino. Siamo... è tutto sotto controllo. Raffica in questa palestra. Eccezionale. Togli azione. Allora, c'è un problema tecnico. Cioè, vi spiego il problema tecnico in pillole. Diciamo che in pratica Linkada dovrebbe tankare... Linkada dovrebbe, non è detto che lo faccio ovviamente, dovrebbe tankare il roccio tomba di Nosepass. E penso che con zero di difesa fisica qualche problema ci possa essere, possa sorgere qualche problema. Grazie Shiny Robin per la super chat da 2 euro, per Volcarona devo andare al Montecamino. Sì. Giusto, è vero. Nella stanza segreta matta con forza, dove c'è Tossina, dall'altra parte c'è Volcarona. Grazie per i 2 euro. Adesso arriverà l'alert e te lo farà dire due volte. Perché noi abbiamo gli alert in ritardo sulla chat, ma due volte. Quindi meno più meno, cioè meno per meno uguale più. Vabbè, senti, cioè nel senso, allora, intanto questi qua sono dei Geodude, no? Quindi io vado con Surskit a farmi due risate. Basso Robin ha droppato $2.12. Sai che per Volcarona devi andare al Montecamino? Nel senso, questa parte qui è sicuramente gestibile. Ok. Bene, Surskit Goat. Avremmo ottenuto letteralmente lo stesso risultato giocando Beautifly Assorbimento. Per i criticoni che ci tengono a criticare, che altro devono fare se non quello per cui sono stati creati dal buon signore. Ma qualche mossa sfuriata. Fare di scommesse adesso non mi sembra il caso. Mi gioco la vittoria contro Pedra. Lo diceva anche Legumi. Allora, senti. Io propongo uno spam Urbi e Torbi di Baccarancia. E poi io vi direi che famo questa giocata qua, raga. Allora, contro intuitivamente. No, il cap è 15, raga. Contro intuitivamente noi andiamo con Beautifly e non con Surskit. Sai perché? Per Volcarona devi andare al Montecamino. Perché? Se poi Nosepass entra su Beautifly e lo fa, è invogliato di tirare roccio tomba. Però, boh, in realtà forse voglio che tiri blocco. Perché, allora, il punto è che io non vorrei essere bloccato con un Pokémon in campo. Blocco non finisce mai il suo effetto, è come Mallo Sguardo. Ma tanto, raga, cioè nel senso... non esistono alternative. Cioè Linkada deve andare, spammare Turbo Sabbia e poi con Sanguisuga recuperare vita, far danni. Quindi penso che io in realtà forse farò Surskit. Farò Surskit. Porta i Pokémon al quasi 16, così livellano durante la fight. È consentito, mi pare. Sì, è consentito, però è un po' una giocata sporca. Non mi fa impazzire, sinceramente. Legging non mi è mai piaciuto. Avete capito qui la battuta? Perché ha a che fare un po' anche col sesso. No, allora su Surskit potrebbe tirare la roccio tomba. Il fatto è che su Surskit è meno probabile. Ed è meno probabile perché banalmente non legge la kill. Detto questo, secondo me arriva comunque roccio tomba. Se killiamo con Beautifly i primi due Geodude, roccio tomba è garantito 100%, perché vede sicuro la kill. Su Surskit potrebbe anche arrivare blocco. A quel punto Linkada deve fare 1v1 e spammando Turbo Sabbia più Sanguisuga per recuperare vita, forse a lungo andare Sanguisuga più sfuriate potrebbe pure farcela. Meme sul sesso è troppo specifico, non l'abbiamo capito. Scusatemi, è vero. Avete ragione.
Ok, chat, ho un déjà vu della vecchia serie, però posso chiedervi, tipo, basta con i meme su prendi Wirlipede, prendi Orbital, prendi Arceus forma Baco, Lastra Baco, cioè nel senso... Ok? Divertente? Basta. Vi direi, va bene così. In HP Ninkada quanto ha, perdonami, 11. Bene, benissimo, è tutto sotto controllo. Sentite, se perdessi Ninkada vuol dire che perdo Ninjas, che è un trauma. Sì, è un trauma. È un trauma perché non ho poi il tipo Terra contro Walter. Sì, è un trauma. Dopo come la fai, fiammetta? Beh, con Masquerain. Cioè, la verità è che si perde Ninkada per Walter. Che è il vero dramma. Il trauma è che perdi Shedinja. Il trauma è che Shedinja è bannato dalla sfida. L'ho detto 13 volte. Immagino che tu sia entrato tardi. Boh. Ciao Snivy, anche rafforzatore a meno di critici può aiutare, vero? Ci ho appena venuto in mente. Però proprio perché a meno di critici... Sapete cosa mi spaventa? I PP. Se non facciamo in tempo con i PP. Sarebbe quasi da baccamela. Sì, lo so che Masquerain perde la stabacco, ma fidatevi che con bollaraggio su Namel e Camerap te li shotti uguale. Ma ovviamente è un pericolo. Comunque, cioè, non è che ho molte call alternative, eh. Dustox è buono tanto quanto Ninkada contro Walter, probabilmente. Sto pensando se togliermi la bacca arancia. Scusatemi, roccio tomba di Nosepass, quante ne ha? Io non ho valutato questa roba qua. Ma possiamo, cioè, ne avrà una quindicina, non di più, no? Rock Tomb. Dieci pp a roccio tomba. Vabbè, a 10 pp in realtà. Dalla terza alla quinta gen. Vabbè, andiamo allora. 10 pp con turbo sabbia più sanguisuga. Poi lui gioca solo azione. Il problema è che siamo in campo con blocco. Però a quel punto anche un rafforzatore. Che sia da non shottare un Geodude per fare sprecare una pozione. Ma come fai? Cioè, non è una brutta idea in realtà, eh? Non è una brutta idea fare sprecare una pozione. Ma come fai? Cioè, questi hanno anche loro roccio tomba, eh? Cioè, un incubo. Grazie Marco per i 2 euro di super chat. Marco Mussini ha droppato $2.12. Grande crappo, 100 di stima per te. Fammi vedere il set un attimino di Petra, va là. Fammi vedere un attimino come gioca la signorina. Sì, Geodude c'hanno sassata e roccio tomba, quindi... Cioè, devi tirarli giù subito. Sono tanto fragili quanto pericolosi se li lasci in campo, questi. Item banati, altrimenti potevi dare rapid artigli. Eccoci qua. Rapid artigli è l'item più sopra. Ragazzi, volete giocare un hardcore Nuzlocke? Non giocate mai rapid artigli nella vostra vita. L'item peggiore che potete dare ai vostri Pokémon. Letteralmente spammate le bacche, per favore. Rapid artigli sono. Rapid artigli è un item che vi dovete dimenticare in un hardcore Nuzlocke. Se inizi con Dust Confusion, potresti non shottare. Tu dici.
Questa è carità. Provo Dustox Confusion. Capace che non shotto. Lui si cura con la pozza. A quel punto entro di Surskit. Non è una brutta idea. Calcolatore un attimo. Calcolatore un attimo. Rischi Dustox. Ma Dustox di un roccio tomba di... Minchia, a parte che no, in realtà Geodude tira delle fucilate. Quanto ha? 80 di attacco fisico. No, minchia. Allora, è vero che ha il 12. No, ma non riusciamo nemmeno a... No. Non riusciamo... No, rischiamo troppo Dustox. Rischiamo troppo Dustox, perché non riusciamo nemmeno a... Non riusciamo nemmeno a portarlo in... in range di cura con un Confusion, neanche lontanamente, quindi... Fare il conto di bolla su Geodude, non so se sia range, ma dovrebbe. Dovrebbe assolutamente. E sta, beh, è una 120 che gli arriva. Sinceramente penso che... E ha 30 di difesa speciale. Io dubito fortemente che possa reggerla. Vediamo. Double. Invece la tiene. Ah no, aspetta, però... Sì, ciao, regà, ho calcolato su Geodude Alola, già sta. Ho calcolato... Allora, considerate che... Surskit... con bolla... a livello 15... Faccio vedere... Surskit con bolla a livello 15. Adesso ho calcolato su scalato, vedete un attimo. Contro Geodude dal 100 gli può fare addirittura 7% di vita. Cioè, questo per darvi i parametri. No, è 200%, bro. È quasi 200%. Cioè, al 100 gli toglie 7%. Con bolla, eh. Crapo, Bubble adesso è più forte in terzo gen. Guarda qua. Wow. Ah, perché l'ho calcolato su scalato violetto. Ok, allora sì, no, non killiamo. Però aspetta, noi siamo al 12, metti 15. Sì, no, in realtà ci stiamo. Ah, merda, ma siamo jolly. Probabilmente killerei, considerando che non è full EV. No, aspetta, da jolly no, cioè, perché siamo jolly. Da jolly no, ci sta che non killim. Beautyfly allora. Se no andiamo di Beautyfly e vaffanculo, cioè. Fai absorb. Ma com'è che non killiamo con nessuno? Ma io ho killato la volta scorsa, scusami. Cioè probabilmente sta gente non è evsata, però io con Beautyfly ricordo nitidamente di aver killato. Probabilmente non sono 31 IV sti cosi, eh? Beh, non è che abbiamo molte alternative. Allora, Beautyfly viene sicuramente shottato. Surskit capace che regge. Vabbè, vai di Surskit blind. Allora, la scorsa... Mi ricordo nitidamente che 3 anni fa con assorbimento di Beautyfly le avevano killate. Qui come danni stiamo lì. Fanculo. Affronta sta sfida di merda, va. Surskit, per favore. Eri livello più alto, non avevi il cap? Sì, ce l'avevo il cap. No hinting. Per favore. Dimmi che hai pochi V.
Ok, bene, l'inizio è ottimo. Dimmi che lo rifai uguale. Dimmi che lo rifai uguale. Uguale, eh. Spiccicato persino. Ok. Bene, ora arriva la parte difficile della lotta. Ma voglio provare a rimanere in campo un turno? No, perché se me lo blocca. Se me lo blocco lo perdo sicuro. Vai, Ninko, però ti prego, non forte devi essere. Blocco! Quant'è il danno? Ok. Ah, forse effettivamente potrebbe fare Rock Tomb anche per Speed Control. Vabbè, ma uno ci deve sperare, raga. Ok, dai che inta davanti a Ninkada, che non vede troppi danni, allora setappa altra roba. Cioè, non che sia un bene che setappi rafforzatore, però... Per nulla. Cazzo. Sfuriate quanto ti fa. Certo che l'hai hittato azione, ovvio. Tirarlo giù questo. Come cazzo fai a tirare giù sto fallito? Allora ora è a meno 6. Ma sai cosa, sfuriate che ha tante possibilità di crittare. Ok, forse qualche crit l'abbiamo buttato dentro. Sì. Bacca. Va bene. Maratia più 6 più pure 3. Regà, non serve. Cioè, oddio, in realtà... In realtà può tornare utile qualora si arrivi a scontro, sai? No, ok, vi trasto la call. Non è una brutta idea. Andiamo a più 6. Bacca. Raga, lui ha meno 6, continua a hittare ogni cosa. Quanti ne ho tirati? 6 di rafforzatori, sì. Ora voglio stare un po' su di vita, però. Che danno a più 6! Ok. Questo è un danno assurdo a più 6, raga. A più 6 suo? Ok, è GG. È GG. Ninkada lo una. Non so se ci bastano i... Minchia, lui ha 300 cure. Però in teoria poi nella gara degli scontri ce la giochiamo bene. Se lo porto a scontro vinco, sì. Qua dovrebbe arrivare un'altra cura sua. Ok. Sì, ci siamo. Questa roba qua è un grandissimo déjà vu, ho letteralmente già visto questa scena. Non ci serve neanche scontro. Signore e signori, torna Ninkada a farci godere. Ninkada è proprio un hard counter di Nosepass, perché Nosepass non tira rocciotomba all'inizio, quindi puoi setupparti. Let's go! Molto bene. Cioè, nel senso, può andare sempre malissimo questa situazione qua, ma era l'out migliore. GG, quasi a full vita. Sono sempre più stupito da quanti danni faccia questo Pokémon. Era più 6 quel Nosepass, eh? Quel Sanguisuga nella mia testa avrebbe dovuto fare un HP. Invece ne ha fatti sicuramente di più. Senti, Rocciotomba, abbiamo qualche follia? La potevo imparare? Ninkada, no. Okay. C'è qualche nostro Pokémon che può imparare Rocciotomba? Chiedo, E vi chiedo anche un'iscrizione al canale. Hai visto che engagement che creo? Se volete iscrivervi al canale, potete farlo, penso un po'. Poi ci sono anche gli abbonamenti, le super chat. Ovviamente soldi fa sempre piacere, ma un'iscrizione al canale è gradita. Tra l'altro, dov'è il mio telefono? Tra l'altro, voglio andare in bagno. Sì, leviamo le bacche. Ah, giusto, beh, sì, Armaldo può imparare. Beh, a parte che Armaldo avrà forza antica, però sì, nel caso ce l'abbiamo.
Vado un secondino in bagno, intanto prendo il telefono, voi spammate le emote di Armaldo, che per ora è l'unica che abbiamo, e a questo punto penso che sia Road to Rudy. Bene, eccoci qua. Ora è il momento, prima di andare a nord, prima di prendere in realtà taglio dal signor Petri. Grazie mille, signore. Benissimo, fatemi controllare se sto registrando il tutto. Sto registrando, assolutamente sì. Spero che non ci siano problemi. Guarda come, ci avete ragione, mette fuori fuoco a caso. Allora, quello che è successo è che io ho iniziato a registrare. La chat a schermo non mostra le emote ma i nomi. Ci posso fare niente, Lorenzo, è un bug. Non ho idea di come possa sistemarsi questa cosa qua. È successo che io ho registrato un video che tra l'altro uscirà venerdì, e quando poi ho ricollegato la fotocamera era tipo resettata. Quindi, boh, evidentemente è successo qualcosa di storto. Ma vedremo di capirci qualcosa. Senti, ma io me lo voglio concedere un HM Slave. Certo che sì, ragazzi. Che sono stronzo. Io un HM Slave, io uno Zigzagoon schiavetto me lo prenderei, eh. Qua c'è Zigzagoon almeno. Unico percorso della storia in cui non c'è Zigzagoon. Bene. Sì, no, per le menu usiamo uno Slave. Basta. Cioè, allora, a me piace molto in realtà l'idea di avere comunque anche le HM nel mio team di Nuzlocke. Cioè, è bello, secondo me, è un'idea carina. Detto questo, ho 6 Pokémon da giocare, non posso privarmene a caso. Quindi, per Surf ti serve proprio. Ah, beh, sì, no, effettivamente Mascherine non lo prendo. Giusto. Sarebbe incredibile se Mascherine prendesse Surf. Mi sa che non c'è neanche qua. Vabbè, senti, non, allora, lo so, non me lo dite. Probabilmente ci sono modi migliori per gestire la cosa. Intanto scusatemi, eh. Prendi sta scuola a cuore. Ci sono sicuramente modi migliori per trovare un HM Slave. Però io ho deciso di percorrere questa strada. E nessuno mi potrà impedire di andare a trovare, suppongo, uno Shiny a breve. Frate, Zigzagoon. Viaggio per tutti i percorsi di Oen a cercare Zigzagoon. L'avreste mai detto? Vai. Perfetto. Qualsiasi cosa tiri su con raccolta, questo idiota ovviamente è bannato. Bene. La cam sta impazzendo. Prova a mettere a fuoco ogni 2 secondi. Sì, lo so, ogni tanto succede, raga. Fatevene una ragione. L'ho letteralmente detto 5 secondi fa. Non serve ribadirlo ogni 4 secondi. Grazie. Vai. Non posso mettermi qua a staccarle e a sistemarla. Va fuori fuoco ogni tanto. Sì, va bene. Ve ne fate una ragione. State buoni. Dagli un rapido artigli, così non trova niente. Grande idea. Così almeno riesco a far capire bene l'inutilità di questo item. Vai. Smeraldo normale, cambia solo che monotype. Yes.
Assolutamente sì. Questa è la nostra Lores. Allora, prima vorrei fare gli allenatori che stanno lì, visto che tanto abbiamo tempo. Sono le 22:16, quindi voglio dire, di tempo ne abbiamo. Ora, né Surskit né Ninkada si evolvono prima di Rudy, quindi mi faccio zero problemi a giocarli. Non ho paura dell'Evo. Sicuramente, ragazzi, già ve lo dico, sia l'Evo di Surskit che quella di Ninkada verranno posticipate. Perché, wow, ho davvero tirato Confusion su un buio. Ottimo. Molto bene. Eccolo qua. Il miglior Nuzlocker d'Italia. Oh, mamma mia, se non so giocare ai Pokémon, ragazzi, però. Mamma mia, che terrore. Vai, tu, Meryl, va bene. Vai di Confusion, vai ancora di Confusion. Perfetto. Ci sono differenze tra questa monotype 2.0 e la 1.0? Un po' di regolette. Tipo che è bannato Shedinja, tipo che c'è la Close, l'unica cattura sui percorsi. E un paio di chicchette di modifica alla ROM. Vai, repel. Sapete cosa sarà divertente, regà? Quando entrerà gente che non ha seguito la live e dirà: oh, crapo, ma Zigzag con uno strumento! Sapete che succede, vero? Lo sapete che tutto questo è la verità fattuale? Questo ha Pucina. Vabbè, ti devasto comunque. Cioè, che cazzo me ne frega, ma... Spamo raffica. Bro, sono letteralmente grande insetto. Non mi puoi fermare. Vai. Lato positivo è che questi coleotteri qui in early game, Dustox e Beautifly, sono buoni. Più Dustox e Beautifly, Dustox è davvero un buon Pokémon fino a... Valter. Non... Ora che ci penso, non è così tanto. Ora che ci penso, non è così tanto. Ma è sicuramente ok. Fino a Valter è decisamente rotto. Poi diventa quello che è. Dato che si impara Protect di level up, sarà ottimo per Norman. Beh sì, allora per quello c'è anche Anorith, in realtà. Però sì, nel caso, ricordiamoci anche di questo dettaglio. Senti, questa lotta qui con Vera. Io per il meme tenderei a farla. L'importante è che non abbia Torkoal, ma non dovrebbe. La seconda lotta opzionale, noi abbiamo preso Trico perché così lei ha Torchica. Lota de Torchic, perfetto. Scemo e più scemo, mi verrebbe quasi da dire. Quindi non c'è Scizor. No, bro, ma, cioè, nel senso, non c'è perché non c'è mai stato nella storia di Pokémon Smeraldo. Si può prendere Armaldo? Sì. Armaldo sì, Scizor no. Heracross e Pinsir, dipende se ci abbiamo culo. Senti, però, portali tutti al 16, va. Perché comunque, guarda che non è piacevole Torchic. Ha beccata quella roba lì, no, vero? Non ha beccata, quindi in realtà in teoria Surskit dovrebbe papparselo, però ecco. Comunque non benissimo. Sapete che penso che sia l'esordio di Beautifly? Dopo la prima palestra, un Pokémon totalmente inutile. Vai. Prendi Shedinja e vinciamo easy. Sì, ma è bannato. Vabbè. Vai. Raffikos. Bene. Allora. Surskit, è vero che la manage? Due hit, vero? Surskit. E bel roll, bravo. Non venire crittato. Mi state scherzando, sono giù di crit. Ma perché ho dovuto fare sta lotta? Perché?
esca un buon roll. Un buon roll, un buon roll, un buon roll, un buon roll. Ok. Tutto sotto il mio controllo, sotto il mio magistero, oserei dire. Bene. Penso di aver cambiato il colore dei miei pantaloni, eh? Perché beccare un crit lì era proprio il modo perfetto per perdere Surskit. Pensa se era 16 con beccata. Beh, allora, ti dirò, Diablos. Se era il 16 con beccata, io guardavo il... Prendilo, Miracle Sema, che può servire. Boss, Beautifly, non lo so. Se era il 16 con beccata, io guardavo il suo team e dicevo... Arrivederci. Eviterò. Bene. Signore. Sì, dai, ce li ho i repel, vai. Ale. Ora ci chiama Petra. A proposito di chiamare. In omaggio. In omaggio. In omaggio. Alla prima serie siamo costretti a dare il numero di telefono a tutti quanti. L'ho detto. L'ho comunicato. E chissà se sarà solo Alessandra a chiamarci. O se qualcun altro prenderà il suo posto. Quanto hai il level cap di Rudy Piselli Duri? Iscriviti al canale. Mentre io atomizzo questi pescatori. 19, giusto? Io ho sempre la paura a fottermi e a... Ah, ma mi ha confuso lui. Ah, avrà fatto super suono. Vabbè, ok. Ok, l'ho confuso io, ci sta. Ho visto lui che confonde me, che confonde lui, che confonde... non credo che fosse giusto. Non so per quale ragione con Rudy ho sempre l'ansia di sbagliare il cap, che sia 18-19. Forse perché 18 è un numero pari, 19 dispari, quindi mi fa strano, boh, può essere. Detto questo, andiamo a consegnare la lettera a Rocco. Rocco fa ridere perché... Vabbè. E fortunatamente non dovremmo affrontarlo, perché altrimenti... Non so Metagross effettivamente come sia gestibile a livello tecnico. Non lo so proprio. Ma fortunatamente il campione è Adriano, vero Adriano? Fortunatamente il campione resta lui. Ti immagini? Plot twist. Rocco arriva fa. No, no, grande, sono tornato. Ora ci sono io. Ok. A posto, grazie. E va tutto bene. Ok. La challenge finisce ad Adriano. Sì, poi possiamo provare a fare anche Rocco se volete. Ma di base finisce al campione. Come tutte le hardcore Nuzlocke. Chi dice... Perché così si è... Devi finire a Rocco. Non conosce le regole dell'hardcore Nuzlocke e non fa il sesso come me. Cioè fa sesso. Beautifly, livello 18, ha imparato paralizzante. Va benissimo. Va benissimo. Non c'è problema, possiamo anche droppare Zigzagoon. E direi che... possiamo fiondarci qua dentro. Allora, Rudy Piselli Duri, dov'è? Cerca subito Rudy. Come ce lo giochiamo il signor Rude? Allora, lui non ha coverage particolarmente toste. D'altro canto, Beautifly non è neanche un bruttissimo attacco fisico. Bisogna stare attenti ovviamente a Makuhita, che ha denti stretti, baccacedro, contropiede.
Oh, tra Dustox e Beautifly io posso saccare più tranquillamente Beautifly. Surski ti ha completato. Oh, qua devono giocare loro due sostanzialmente. Uno e uno due. Cioè gli altri non devono mai entrare. Sì, Ninkada può fare qualcosa, ma stiamo giocando con Ninkada, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Aspettate che sposto il team da questa parte, così lo vedo come Cristo comanda anche durante la lotta. Ok. Contropiede Crit sta arrivando. Ciao Davide, come va? Bene. Abbiamo superato Petra senza morti, non era banale. La cam ogni tanto va fuori fuoco senza una logica perché se ha trollato, perché la mia vita è una merda. Per il resto tutto ok. Allora io giocherei, lui ha Machop, Meditite. Che il dramma di Meditite è che mette riflesso. Però è anche vero che Dustox in quel caso avrebbe Confusion. Ma l'ultima volta che ho giocato Dustox in questa palestra, dipende molto da cosa Meditite farà. Se fa riflesso, Maquita ci può mettere in difficoltà. Detto questo, iniziamo con gli allenatori, poi vediamo, dai. Gli allenatori dovremmo papparceli tutti in succosissimi one shot. È proprio quel riflesso lì, perché altrimenti, perché il fatto che Maquita tanchi molto dopo un riflesso lo può portare ad usare un po' di gran fisico. Ed essendo comunque raffica fisica, poi potremmo trovarci a fargli pochi danni con lui che con contropiede ci apre. Ronzio non esiste? Direi di no. Direi che Ronzio è stata introdotta in quarta gen. Qua fai così. E fai così. Crap, occhio al level cap. Stai sereno, tutto sotto controllo. Perfetto, level cap rispettato. Vai. Ok. Ora, aspetta che vado a curarmi un attimino di PP, che non si sa mai nella vita. Potrebbe essere molto utile questa cosa che facciamo. E vediamo un po' la situazione che ci dice. Salviamo, così se sbaglio con le rare candy posso resettare. Ci sono mosse coleottere buone in terzo gen. Segno raggio non l'ha imparato nessun coleottero, a parte Volbit. Tradotto, no, non ci sono mosse buone. Leggibente non mi interessa. Doccia scudo di Surskit. Guarda, se vogliamo vederla così è una gol su fiammetta. Se vogliamo vederla così è... Oh, diamo tutte bacche. Ma l'acciaio qualcuno può imparare? Sì, figurati, c'hanno letteralmente delle ali, ma non possono imparare l'acciaio, mi pare giusto. Mamma mia, che bot. Spamma le bacche arancia, che ci sono sicuramente utili. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace alla stream. Siamo a 500 mi piace, perfetto. Proviamo ad arrivare a 600. Vediamo. Volbit coleottero fisico che impara coda di luce, che non impara mosse speciali. Un campione, sarà divertente in caso giocarlo. Ok. Senti, io... Boh, regà, magari Meditite è pazzo e tira schermo luce, che ne sai? E poi potrei stollarglielo il riflesso, eh? Se fa riflesso potrei giocare con mandare Dustox e andare di Confusion. Certo, rischiamo la kill di contropiede, però ci prestiamo un attimo di attenzione, magari evitiamo, no? Vai. Rudy! Può avvelenarlo, è grande idea avvelenare Maquita che ha denti stretti, chissà cosa potrà mai andare storto.
O magari con Raffica Beautifly Kill Man in Italia, stai a vedere. Che ne sai? Questo qua farà, immagino, gran fi- ah, farà movimento sismico, sta merda. Non fa niente! Grosso crit. Ok, aveva movimento sismico, ci avrebbe dato molto fastidio. Ok. Dimmi che vieni giù e sono a posto. No riflesso? Molto bene. Dovremmo... lo dico? Lo dico? Lo dico? Dovremmo aver vinto. Cioè, se lui qua non ha settato riflesso, noi dovremmo, in linea teorica, aver vinto. Comunque sta palestra qua, se la giochi blind, ti ciula. Mamma mia. Cioè, un Pokémon con forza pura che fa centri pugno se gli switchi davanti è una roba che... che bello, che bello Pokémon Smeraldo, ragazzi. Quanto mi piace fare, fare le Nuzlocke su sto gioco. Oh, sta roba qua sarà mezza vita. Ok, questa è una Citrus che arriva. Capito il dramma, però. Vai. Fai sberle tese, dai, non spammare gran fisico. Perfetto. Questo è nullo, anche crit. Finisce l'effetto di schermo luce, benissimo. Fai raffica. Ok. Altro vita al tiro. Qua lui credo che si cura. Sarebbe quasi da switchare. Però in realtà io resto. Io resto perché... Beautifly mi sembra safe. Ok. Va bene. Questo no crit glielo tanchiamo. Probabilmente anche crit. Easy. GG! Seconda palestra vinta. Molto bene. L'intelligenza artificiale come funziona? Che fa schermo luce davanti e un po' con qualificazione volante? È molto semplice. Daniel non prevede questa casistica. La CPU di terza generazione è interessante, ma è a mattin d'oro. Ecco, queste sono robe utilissime in caso contro Walter, ve lo dico. La CPU di terza generazione è molto bella da studiare, ma è molto bella anche perché è molto è relativamente semplice. Non è in grado di fare il ragionamento che hai espresso tu. Ragiona in maniera estremamente più semplice. E schermo luce e riflesso sostanzialmente vanno a caso. Medaglia pugno! E gran fisico, che wow, un sacco di nostri Pokémon potranno usare. Dai, dammi sta roba qua e vattene anche un po' a caccare. Adesso ci sarà... adesso dobbiamo ragionare l'evo, raga. Allora. Salvataggio tattico. Io adesso vi comunico le informazioni. Allora. Punto 1. Noi non dobbiamo evolvere Nincada. Nincada, o meglio, se avessimo Shedinja potremmo evolverlo, ma siccome ci siamo bannati Shedinja, contro Walter è molto più forte Nincada di Ninjask. Quindi Nincada non si deve evolvere. Ma spoiler alert, nemmeno Surskit si deve evolvere. E questo perché, venite con me in questa schermata. E questo perché Surskit a livello 25, vediamo se mi ricordo bene, impara bolla raggio. Mossa che invece Mask Rain non dovrebbe prendere. Esatto. Quindi noi dobbiamo evolvere Surskit a livello 25 e Nincada dopo Walter. Non è importante dove? Direi che non è importante dove. Faccio un veloce check, ma non credo che Nincada impari delle mosse che sofferra artigli al 38, ma noi avremo bisogno prima indubbiamente di Ninjask, quindi va bene.
Sicuramente avere Mascherin contro Walter non sarebbe particolarmente utile. E mamma mia, Ninjask, che poco. che folle. Sì, anche perché se non evolviamo, ecco, dobbiamo evolvere immediatamente Nincada al 25. Immediatamente al 25 si deve evolvere. Scusatemi, me lo impara Ninjask al 25 Danza Spada, giusto? Cioè, se io evolvo Nincada al 25, poi Ninjask mi prova a prendere Danza Spada, corretto? Mi sembra proprio di sì. Funziona così, ok, eccellente. Bene. Detto questo, c'è Vera in mezzo ai coglioni. Ora sarà un incubo. Selcepoli. Adesso Vera con Combusken sarà molto interessante. Dopo l'evoluzione cerca di apprenderla. Eccellente, allora, eccellente. Cazzi. Ok, buono. Giù. Merda, questi qua con Wingull fanno paura. Cioè, relativamente paura, per carità. La paura è un'altra cosa. Però non benissimo. Si va di doccia a scudo. Allora, il problema di doccia a scudo, regà, è che... Oh, cazzo, me l'ho dimenticato che questo è un criminale. Il problema di doccia a scudo, se così vogliamo dire, è che... è una mossa che ha senso solo finché il Pokémon che l'ha usata è in campo. Quindi nel momento in cui togliamo Surskit o Mascherin, quel che sarà, nel momento in cui togliamo quel Pokémon lì, beh, non c'è più Doccia Scudo. Quindi o la sfrutti con Surskit o non la sfrutti. La domanda è, eccoci qua, è lei, mi ero dimenticato che fosse qua. Abbiamo appena dato il numero ad Alessandra, signori. Vedremo quanto riuscirà a chiamare. Tra l'altro, wow, Alessandra è una ciambellina, quindi ha veramente pochi anni. Non penso di voler recuperare le informazioni, o meglio, le cose bruttissime che le ho detto. Vabbè, comunque... andiamo a affrontare un altro ciambellino, dai. Che problema c'è? Che cazzo di problema c'è? Non riesco a capire il problema, non riesco a detectare proprio a livello teorico la problematica. Bravo, Dasox. Cos'è? Luce lunare? Ho tolto Raffic. Vabbè, l'avrei fatto comunque, raga. Ricarica salvataggio. La famosa... il famoso ricaricamento di salvataggio. Super legit in un hardcore Nuzlocke. E signori, ci si attacca al cazzo. Che vi devo dire? Ora, è vero che Raffica... non è la sua main move, per carità, però... ragazzi, c'è un comando per le regole, eh? Sì, c'è, punto esclamativo regole, è scritto nella... scritto nella live.
Punto esclamativo regole, se vuoi sapere le regole. Ma sono regole estremamente semplici. È un hardcore Nuzlocke, ma uso solo con le otteri. Adoro questa gag qua, non mi stancherò mai di farla, va bene? Non mi stancherò mai di fare questa gag, va bene? A me fa molto ridere. Non è che non ti funziona, è che il bot è un po' più lento rispetto a Twitch, rispetto a qualsiasi nozione di senso comune di velocità. Era giusto togliere Rafika, luce lunare più protect più breve, un'opzione viabile, Confusion va tenuta sempre. Esatto. Non lo so, avrei voluto se non altro rifletterci un pochino di più. Anche perché contro Combusken di vera Rafika poteva essere un'idea. Credo, non lo so. Vabbè, nel caso. Come diceva Sbungio Sbattisti, lo scopriremo solo vivendo. Sai cos'altro scopriremo, Ninkada? La tua non evoluzione, non ti permettere mai più. Blocca, blocca, blocca. Perfetto. Tu per ora dovresti essere tranquillo. Ok. Togliamo le bacche. Che io stavo dicendo, ci serviranno contro Walter. Ma questa è una falsità, perché contro Walter faremo un simposio di Cherry Berry mai visto nella storia umana. Quindi vai Raffica. Ok. Ma forse oggi a sto punto, regà, vi faccio... Ecco, questo è un misclick importante. Forse, regà, a sto punto io vi faccio fino a Walter. Vediamo come va. Bro, vai a prendere intro forza. Lo sai vero che intro forza si ottiene dopo Ciclamipoli? Si ottiene a Selcepoli, ma per sbloccarla a Selcepoli devi fare una cosa post Ciclamipoli e post Cammino Ardente. A meno che non mi sbaglio io, allora in quel caso voi avete un emote per quando sbaglio che è il Crapo Clown. Vediamo. Sono abbastanza sicuro che si ottenga qua. Questo mi ha dato la porta qua o qua. Comunque in generale al mercato. Ok. Oh, perfetto. Non c'è intro forza. In compenso il signor marinaio vende alghe. Intro forza non è prima di Alice. Ci sono due MT di intro forza in effetti. Ce n'è una prima di Alice e ce n'è una prima di Fiammetta. A proposito, scusami, E per dire, Beautyfly ha rollato, sto guardando le intro forza, Beautyfly ha rollato un intro forza acciaio con 64 di potenza. Ninkada, e suppongo poi anche Ninjask, ha rollato un intro forza tipo lotta che ha 57. Questa è ottima. Quella di Mascrain, anche ve la leggo, è imbarazzante. Wow! Abbiamo delle belle intro forza. Dustox l'ha rollata Psychic 61. Attualmente Ninkada slash Ninjask è un buon candidato per avere un intro forza a lotta come coverage. Puzza di Sium. Non sembra male. La vende quella sotto. Andiamo. Parliamo con tutti. Mi fai passare che devo sbugiardare la chat? Grazie. Bene. Qua non c'è niente. Qua non c'è nessuno. E lui, se non sbaglio, vende le bambole. Bene. Posso andare avanti, raga? Posso andare avanti? Thanks. Siamo concordi che non c'è ancora intro forza? Cioè, nel senso, voglio dire, ho letto la wiki prima di iniziare questa serie. Se c'è intro forza e sulla wiki ho letto un'altra cosa, sarebbe divertente, ma non credo. La vende la vecchietta. Ma non c'è... Non c'è una vecchietta. Uno doppiano, 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 doppiano. Allora, questi qua sono dei Plasur e dei Minun, ma ho imparato che non hanno mosse elettro, quindi possiamo preoccuparcene giù. Ah, vabbè, ok, ma ha tirato T-Wave. Non rimanere paralizzato ogni turno. Diciamo, davvero. Evitiamo questa farsa, per piacere. Evitiamo questa farsa. Evitiamo questa farsa. Dai, sono dei pagliacci, Dustox, bravo. Perfetto. Con che criterio, in base a cosa distingui una coverage buona da una non buona? Allora, posto che per i coleotteri qualsiasi mossa è una coverage in più,
Semplicemente si sa che Lotta è una grande coverage, Terra è una grande coverage, Veleno non è una grande coverage. Generalmente la coverage si determina dall'utilità offensiva che ha il typing della mossa. Quindi Veleno si sa che non è una buona coverage. Poi ovviamente se Ninka dovesse, che poi sarà un ninja, scavesse una Fire come intro forza, non sarebbe una buona coverage perché non sarebbe un attaccante fisico. Ok, banalmente così. Il Soldier che lui mette un di telepath, come li tiri giù? Ma che cazzo ne so, Luca, vedremo, che cazzo ne so. A parte che sono dei Pokémon psico, quindi in genere con una psico. Ma che non lo so sinceramente, vedremo, mi sembra giusto un po' prematuro pensarci, vedremo. Voglio dire, siamo comunque in giro con dei coleotteri, in teoria abbiamo il vantaggio di typing. Qualcosa ce lo inventeremo. In generale Volbit e Illumise non è che fanno malissimo su quei Pokémon, eh? Sembra che ci sono altri problemi in questa roba. Allora, generalmente voglio fare tutti gli allenatori, come in tutte le mie Nuzlocke, ma finché dimentico l'HM Slave. In genere una psico ti giù i Pokémon psico. Oh no, ho sbagliato a parlare, ragazzi. Ecco che potete finalmente uscire dal vostro guscio larvale per farlo notare. Volevo dire... una coleottero shotta uno psico. Cioè, comunque fa tanti danni a uno psico. Come lo batti, Nardo? Con la forza, con l'amicizia. E con il Sium. Spinarak c'è. No, Spinarak è un Pokémon di un'altra generazione. E non hanno avuto il buon gusto di aggiungere un Pokémon fico come Ariados. Bravo Ninkada. Bravo Ninkada. Ho cambiato altre volte i colori ai pantaloni. Cazzo di Sonic Boom, effettivamente potevo reggerlo. Cioè, potevo leggerlo, scusatemi, volevo dire. Vai. Perfetto. Qual è la regione per i coleottero secondo te? Boh, Kanto? Direi Kanto. C'è il vuoto cosmico. Kanto. Questa almeno qualche opzione ce le hai. Ma forse anche Sinnoh è abbastanza punishing. Così su due piedi ti direi Kanto. Sto overcappando Beautifly, eh? Diciamo che switchiamo e mandiamo Dustox e giochiamo di Sanguisuga. Minchia, ma in che senso hai fatto metà vita Ninkada? Ah, ok, hai crittato. Ah, vorrei ben vedere, Cristo Dio. Un matto completo. Vai. Fuori uno e fuori due. Allora, io Beautifly lo sto facendo giocando. Sto facendo giocare, non per altro. Perché ovviamente insieme ad Astox è l'unico giocabile. Quindi ora provo a far fare un gameplay a Surskit, ma io devo essere onesto. A me la paura sale rapidamente. Ok. Non era crit, ti ha mandato meno uno. Minchia, ma allora gli ho fatto metà vita. Con due. Bel mostro. Questo avrà Tentacool, giusto? Che te devo dire? Questo non è Tentacool, ma infatti ricordavo bene. È incredibile come riescano a prendere tutti i super suono, eh? La statistica non è nota ai pescatori, sembrerebbe. Se in un percorso non trovi Pokémon con l'altro, come fai? Conti due Pokémon nell'altro percorso? No, semplicemente si skippa quel percorso lì. Possiamo fare le catture dei Pokémon sui percorsi dove ci sono i coleotteri, ovviamente. Bene, andiamo a non fare questa cosa qua, fare tutt'altro. Senti, io la Quizzoteca la skipperei per ragioni di cap. Non so, eh.
Però la skipperei a ragione di cap. Tanto è le rare candy in caso. No, ma in, per ragione di... Sì, però non, le rare candy non tolgono livelli. Ho sbagliato, scusami. Lo sappiamo tutti che Surskit è veste Chanel, ma ora non è un argomento. Quant'è? 13, vabbè, te lo tengo in crit. Ecco, questo... Quasi quasi ti mando un incada. A parte che forse non ha ancora scintilla sta roba. Sì, infatti. Vai. No, vabbè, non è tanto la ricomp... Allora, voi dovete sapere che nelle mie hardcore Nuzlocke, raga, a me piace fare tutti gli allenatori. Soprattutto in queste monotype qua, perché comunque è risaputo che nelle monotype, ad esempio, alcuni allenatori sono delle sorprese perché ti possono mettere in difficoltà. Però, oh, per ragioni di cap. Non sarebbe meglio evitare lotte per fare le uova? Sia mai che livellino troppo. Beh... È un'ottima osservazione, Lord Bruce, in realtà. Non ci avevo pensato. Sì, facciamo che dopo Vera le skippo, allora provo ad andare subito di Illumise. Bravo, è un'ottima osservazione. Non mi era venuto in mente. Perché salgono di livello alla pensione se proviamo a fare le uova. Allora... Senti un attimo. Ascolta attentamente le mie parole, giovane uomo. Ma Vera, no? Ma Vera. Esattamente. Come ce la gestiamo? No, con Basca è una beccata, Surskit è un bot. Allora, tienilo qui, me lo tengo qui di fianco il team e planno da questa schermata qua. Allora, merda, ma Winga la attacco d'ala, ragazzi. Non potevi scegliere uno starter in modo che però non avesse con Basken? Sì, mi piace rendermi la vita difficile, però. Allora. Il problema è anche Winga l'attacco d'ala, raga. Cioè, noi stiamo qui a parlare, ma... Winga l'attacco d'ala è un bro, eh. Il problema è che poi, con chiunque killiamo di Wingal, poi lui entra di con Basken. Sai cosa? Abbiamo luce lunare, però. Abbiamo luce lunare su Dastox. Cioè, con Basken a Dastox dovrebbe fare pochino di bracera. E poi Confusion. Che attacco d'ala di Wingal, raga, fa un danno atroce. Cioè, il problema è che Dastox su Combusken è buono, ma Dastox danneggiato da Wingal su Combusken non so quanto sia buono. E penso che Wingal sia sempre più veloce di Dastox. Sempre protect stollare. Ma cioè, fare i turni di protect a vuoto, ragazzi, non è mai una buona strategia, eh? È stupido. È vero che Wingal ha poco attacco fisico, che forse Dastox di speed sta sopra a... No, Dastox sta al 21. Sì, non è che prendiamo tanto, eh. Però non facciamo neanche molto. Anzi, no, minchia. Andiamo nel panico, altro che. Andiamo nel panico, calcoli alla mano, raga. Ho
Livello 18, Wingull ha 41 di speed, 31 IV. Ovviamente non sappiamo le IV sue. Anche se avesse 0 ci sta sopra. Wingull c'ha outspeed garantito, ragazzi, tranquilli. Oh, la cosa fondamentale sarebbe far arrivare Dustox davanti a Wingull in condizione, davanti a davanti a Combusken in condizioni buone. Poi l'ombre ce lo mangiamo con letteralmente chiunque. E se io provassi a giocare Beautifly paralizzante turno 1, certo è che se lo misso vado in vacca. Però in teoria tanchiamo attacco d'ala, anche crit. E se entra paralizzante, a quel punto noi siamo più veloci. A parte che forse di Beautifly, eh no, più veloce anche di Beautifly. Mettendo paralizzante, poi a quel punto noi siamo più veloci con Dustox. E questo ci permette di avere una gestione migliore con Luce Lunare, posto che magari che lui prende delle parra. Si sacca Beautifly nel caso. Sì, però, regà, vi ricordo che abbiamo 6 Pokémon sette Pokémon disponibili forse. Più dei Pokémon che non cattureremo mai, quindi insomma non c'è da saccare alla prima live. Non so se mi spiego. Un'altra cosa che si può provare a fare è un Turbo Sabbia Nilincada, per dare una mano. Nilincada lo tanca sicuramente, un Wing Attack. Certo, a 0 EV, a 0 EV, scusatemi, questo potrebbe creargli dei problemi, non c'è dubbio. Però in teoria ti tanca un Wing Attack. Circa, in realtà. Sì, però ti terrebbe anche crit. Anche pistola acqua. Anche pistola acqua. Anche pistola acqua. Ok. E Water Gun non la teniamo così bene. Minchia, Water Gun ci fa 72%. No, ok, allora Nilincada no. Secondo me l'out più sensata qui è... Dove sono scritte? È una follia. L'out più sensata qui è... Lui paralizzante. Se non entra il primo ci rischiamo un crit. E Wingull ha più attacco speciale, infatti. È quello il dramma. Paralizzanti into Dustox, into cerchiamo di gestirci Wingull parrato con Luce Lunare. Diamo una baccamela a Dustox. È stata un'intuizione. E diamola magari anche a Beautifly, che pure lui potrebbe con Mattindoro fare un lavoro. Niente male, diamo baccarancia agli altri due. Vado a droppare Zigzag un attimo. Mi sembra, raga, l'out più umana che abbiamo. Ovviamente dobbiamo rischiarci un paralizzante miss. E in caso missasse, purtroppo, anche un crit. Però con due wing attack non ci butta mai giù. In più io sto... C'è da dire che io sto calcolando Wingull a 31 IV, per essere sicuro. Cioè sto facendo dei calcoli al rialzo. Io ho una domanda... Ma Wing Attack, quanti pp ha? 35, vero? Sono veramente tanti. Infatti. Non è pensabile pipistollare, va bene. Ci sto.
Vabbè, oh, regà, tanto non è che abbiamo molte altre call. Battlefield into par, into Switch su Dustox. In realtà, se ci dice bene, possiamo provare a giocare un po' di Mattindoro per rompergli un po' il cazzo con Beautifly. E magari danneggiarlo un po' con Rafika in maniera tale che poi Dustox abbia vita più facile. Vediamo. Secondo me, se siamo davanti a Combusken con Dustox a full vita, siamo ok. Perché siamo sicuramente più... Siamo più veloci di Combusken, mi è venuto il dubbio. Sai che forse no? Combusken livello 20. Dovremmo essere più veloci, raga. Saremmo Spittaia 31 IV. Dovremmo stargli sopra. Cioè, non è a 31 IV sta roba. Farai il riassunto e highlight. E poi vabbè, l'ombre è un pagliaccio. Mangia con più o meno qualunque Pokémon che c'è rimasto. Cioè, oddio, fino a una certa però. Vai, proviamo. Allora, Beautifly, non devi missare paralizzante. Il nostro plan ruota tutto attorno a paralizzante, signori. Questo ci sta sopra di speed, a meno che non abbia una natura negativa. Non avevo considerato questa ipotesi, ma va benissimo. Ok, ora io rimango un po' con Beautifly, perché in questo modo aiutiamo Dustox nell'entrata. E siamo comunque safe da crit e siamo più veloci. Ma non voglio killarlo con Beautifly. Quindi occhio ai danni. Ma Dio. Switch. Ora occhio a crit di Wing Attack. Ok, super suono. Easy. Perfetto, è andata da Dio. Ora 1v1 contro Combusken. Occhio a luce lunare. In teoria dovremmo essere più veloci di lui, a meno che lui non sia 31 IV. In caso sarebbe un incubo. Ok. Dimmi che è 2 hit per il meme, non ci credo, ma è infatti a 33%. Bracere, quant'è il danno? Cazzi, che botta. Siamo giù di critta. Occhio ad aiuto fuoco, lo so, raga. Scusatemi, stop un attimo. Bracere quanti pp ha? 25, non glieli stogliamo mai. Tira un protect per vedere se può capitare che faccia beccata. No, merda, ho sbagliato tutto. Non ho pensato a focare energia. Ho fatto una cagata, raga. Ho pensato a scoutare. Questa è l'idiozia di tirare Protect in singolo. Ho fatto una merdata colossale, ragazzi. Ho fatto una merdata colossale. Questa è una merdata colossale. Veleno Spina into Poison è una delle giocate più stupide, ma potenzialmente... E poi cosa faccio? Lo stall? Questo high crit ratio dovrebbe essere 6.25 ora. Please. Ok. No crit, ti prego. Basta.
Molto più di 6.5. Vatti a leggere una wiki, va. Se non è 6.5 è 12. Fa vedere cos'era. In questa gen non si arriva al 100%, ovviamente. Vabbè, tanto non è che avevamo alternativa. Ho sbagliato io a voler. Ho fatto un'intata. Non ho visto focale energia. Non ho visto focale energia. Sì, beh, è 12, capirai. Ah, in quarta gen c'è addirittura uno stage in più del coso. Non ricordavo che esistesse il 33.3. Ah, qui foca l'energia era più 2. Ah, ok, no, allora era, è più 2, è più 2 in questa gen, foca. È ancora più 2. Ah no, diventa più 2. No, ok, allora era un incubo. No, allora ok, allora è vero. È 25, sì. Intato! Palese intata qua, Perché quella Protect lì è stata proprio buttata a caso. Posto che comunque sarebbe finita malissimo, perché non ne avevamo giù la kill, però. Beh, Dustox era un gran Pokémon, signori. GG. Dustox era decisamente un Pokémon importante. Come lo vogliamo chiamare, sto box? Cos'è? Cos'è sto cazzo di box? Qualcosa di bruttissimo per i coleotteri. Grazie Hunter per la tier 2. E mo come ne esci da... Si abbona al canale. Alter. Si abbona al canale, sconosciuta questa persona. Beh, gli alert ragazzi non hanno più senso di esistere, va bene. Senti, skippo quanta più gente possibile e vado da... Questa Magnemite, io mi sono dimenticato che aveva Magnemite. Questa Magnemite Sonic Boom. Interessante la situazione ora, senza Dustox. Manco male, ti dirò. Ma sei serio? Che non l'hai buttato giù? Vai. Mo senza Dustox sarà interessante. Non ho idea di come sia fattibile quella lotta senza perdere un Pokémon qua. Perché comunque anche se non avessi fatto quella Protect... Probabilmente se avessi fatto Veleno Spina prima... ma... Sai cosa? Ero convinto di reggere molto meglio quel braciere. Ok, che potevo calcolarlo, ma tanto non è che avessi alternative, Se lo schizzi, beccava beccata. Che IV avevamo su Dustox? In Special Defense? 3. Però avevamo 31 HP. Raffica su Dustox avrebbe aiutato. Ma il giusto. Non credo, non più di tanto. Non più di tanto. Come mai se ho scritto non l'ha inserito al posto di Mashtom in modo che questo auto affronta il Grail? Nico, perché le sfide si fanno per avere difficoltà, non per passarci sopra. Quindi ovviamente al rivale diamo lo starter più forte, così come dovrebbe essere normalmente su Pokémon. Se no altrimenti a quel punto gioco un gameplay normale. Ma le cose vanno fatte bene. Certo che è proprio tosta come sfida. Cioè, nel senso, tipo... No, ma anche se volvessi... Surskit in maschera, in force... Avrei un Pokémon che mena, però... Cioè, come fai?
Bravo Giulio, grazie per i 2 euro di super chat. Bella call. Il box lo chiamiamo. Bravo cazzo. Il box è palese Autan. Bravo. Bravissimo. Autan è palesemente il box. Vai. Raga, le sfide non si fanno per... Cioè, se ti crei una sfida che è difficile e dici facciamola facile, boh, cioè, va bene, eh. Uno può viverla come vuole, però se devo fare l'hardcore Nuzlocke... Le sfide non è che me le facilito con sotterfugi, mettiamo lo starter più forte. Tra l'altro questa è l'unica lotta in cui vera è forte, poi il resto te la mangi in teoria. Allora... Per la protect non aveva senso. Sì, il fatto è che comunque non so, cioè... Giulio Gaetano sbriglia, ha droppato $2 e 12 sarebbe, cioè, centesimi. Abbiamo comunque Box dovuto morti, giocarci un veleno Autan spina, è eh? Imperativo. Io dubito sinceramente che ne saremmo usciti bene comunque. Allora, senti. Percorso 114, Owen. Allora, qui noi possiamo fare un giochino. Cioè, prendere il Lumise, poi fare un uovo. In teoria, quell'uovo ci potrebbe dare anche un Volbit se fosse maschio. E questo ci permette di schiudere delle uova in altri percorsi. Ci sta, stavo pensando alla Threshold dove hai preso Poplio per affrontare Rowlet. Dopo. Sì, però non era il rivale, Nico. Cioè, il rivale è canonicamente difficile. E poi lì, e poi... No, è una cosa diversa, frate. Io qua sto modificando uno starter. Vabbè, fidati di me, è giusto come abbiamo fatto noi. Cioè, è più etico, diciamo. Ops, ma questo non è il percorso 114. Che percorso era questo? 116? Ci entro e ci esco, nel senso. 17, a posto. Percorso 117. Allora, cioè il Lumise al 13 e il 14, ma Volbit al 13. Ora, per pura sicurezza, io farei una cosa. Ovvero, minchia, non ci sono i repel. Questa è carità, noi rispettiamo. Box morti, Autan, è imperativo. Thanks. Fanculo, ma preso questa c'ha Doduo. No, raga, ho intato. Volevo evitarle per andare a prendere il repel. Ma perché ho fatto sta idiozia? Perché ho trollato? In qualche modo sono vivo. Okay. Qua dovrebbe esserci repellenti, no? Tutto questo per non rischiare di beccare Volbit al posto di Lumise, che altrimenti con Volbit non riusciamo a ovulare. Ok. Beh, senti, tu a sto punto t'ho beccato. Ti salto addosso. Oh, repel. Ball ne abbiamo, ma manco troppe. Ma a parte che non c'ho un Pokémon per farlo, repel trick. Ma raga, ma che cazzo faccio? Ma sto trollando? Ma sto trollando? Non ho i Pokémon per fare sta giocata. Rappo, non ho capito perché devi fare le uova. Facciamo che guardi la live e lo scopri tra poco. Non lo rispiego. Tra un attimo guardi la stream e una certa sarà tutto più chiaro. Ho attivato un repellente, ma questa roba qua non ha senso. Usa Zigzagoon. No, non si può usare Zigzagoon. Non è un Pokémon del gioco, quindi ovviamente non è una mossa etica, ragazzi. Dobbiamo trovare il Lumise qua. Se viene fuori Volbit all'1% prima di Lumise, do di matto, Ti prego, no, non me lo merito. Non me lo merito proprio. Il Lumise a 18%, Volbit a 1%. Ok.
Evviva, evviva! Ora. Se noi ora facciamo questa roba qua e diamo la pensione in Lumise e Surskit, potremmo ottenere un uovo di... Spero che Surskit sia coleottero 1, eh. Però credo di sì, onestamente. Devo stare attento perché altrimenti è un attimo che si va... Quanto figa ci mettono a fare le uova sti Pokémon, oh! Ok, ottimo. Ora piglio l'uovo. E devo andare su un percorso dove non ho fatto la cattura, banalmente anche solo a Ciclamipoli. In questo modo, schiudendo l'uovo, se venisse fuori Volbit, lo otterrei in una città che... in un luogo che non è... e il percorso... E di conseguenza, occhio alle mosse apprese. Ah, merda, bravi. Avete ragione. Mio marito mi stava cercando. Ti stava cercando? Va bene, dammi un altro uovo, sì. Ah, non ho abbastanza soldi, ma pensa a te come stiamo messi, ragazzi. Pure con le perse, con le pezze al culo. E comunque non ne ho abbastanza lo stesso, no? Dovrebbero bastare, no? Non sono... Prendi spaccarocce intanto. Hai speso tutto il repel. Lo so. Non era 3000, era 300. Che se l'ho scritto non hai imparato nulla. Ti prego, dimmi che non ha perso, ripeti sta roba. No, ok, la impara al 25, Shalla. Shallissima, shallissima, shallissima. Allora, vediamo se da questi due uovi qua... Uovi? Da queste due uova qua possiamo ricavare Volbit slash Illumise. Cioè Volbit, non Illumise. Cioè se da Illumise possiamo cavare Volbit. In teoria sta roba dovrebbe funzionare in sta gen. E questa in caso sarebbe la cattura di Ciclamipoli. È una mossa che in una Nuzlocke normalmente non sarebbe buona, ma in una Monotype con così pochi Pokémon secondo me è legit. Scusatemi per... anzi, famo che... Vi risparmio questo scempio disgustoso. Raga, aver perso Dustox è un po' un incubo. Aver perso Dustox... In questa palestra Dustox era rotto. Probabilmente col senno di poi... Ok, sta per schiudersi. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Let's go. L'altro uovo lo possiamo anche depositare per quanto mi riguarda. Grazie mille, Irvis, per l'ottavo mese. Benvenuto. Bene, ora abbiamo 5 Pokémon per Walter, signori. Sarà un problema. Ah, sì. Ah, merda, la schermata. Scusatemi. Scusate. Scusatemi, abbiamo Volbit! Azione stordiraggio. Stordiraggio, buttalo via. Perdonatemi, il compito è fisso in descrizione o quello che si è? Se no, lo devo cambiare. Allora. Porco dio, mi ha scliccato. Venga, assolutamente. Salva un attimo, voilà. Allora, porta... Sì. Il Lumise al 20. E Volbit pure portalo al 20. Adesso guardo le loro due nature, di Lumise e Volbit.
Vai, attacco rapido al posto di sempre azione. Ho Volbita, stordiraggio e luce lunare. Che secondo me potrebbe essere incredibile. Ok. Fai vedere come sono messi di natura. Birbona, cos'è? No T più attacco speciale? E questo è docile, non mi ricordo cosa sia. Allora, più attacco meno difesa speciale, Birbona. Vabbè, più attacco non è manco male. Oh, al casino vedo un MT. L'unica MT che è buona che c'è al casino che possiamo prendere è fulmine su Volbit. Quindi tendenzialmente lascerei perdere. Allora, il Lumines prende desiderio al 21, che è tanta roba, perché può stollare un pochino, ma purtroppo non confonde nulla. Imparerebbe ripeti al 25. C'è pure palla ombra al casino. Ma lo apprendiamo? Oh, sì, lo apprende in Lumines. Ok. Forse anche Volbit a sto punto. Allora, sì, mi sa che è momento di Nicolò Fagioli gameplay, raga. In realtà neanche troppo. Mo ve fa vedere. Palla ombra. Non c'era psichico al casino. Eh sì, ma non ce lo impara nessun Pokémon. Certo che c'è anche Ice Beam, c'è anche Lanciafiamme. Però non posso vedere i premi. Ah, merda, devo... Cos'è che devo fare per avere il salvadanaio? Devo prendere il... Devo prendere il messaggio porto a porto se il Cepolin, eh? Va bene. Namo, che ti devo dire? Famolo. Vai. C'è un modo per farmare facile su questo gioco? I soldi, perché in caso se c'è un modo easy per farmarli è legit citarci le rare candy, eh? Per i gettoni. Cioè, vendiamo le rare candy per i soldi. Ci sarebbe raccolta di Zigzagoon, però sarebbe un po' bannato. Devo proprio comprarlo, messaggio porto, né? Ritirali dalla pensione. Ok, adesso li ritiro! Letteralmente nella mia squadra. Vai. Sali su di qua. Stavo pensando... Lì su un cerca sfide. Sì, esiste lo sfidafonino, ma esiste anche una cosa chiamata level cap che potrebbe essere un problema. Allora, vabbè, senti, tanto si tratta di farmare gettoni al casino. Io mi vendo le rare candy, mi fai i soldi, ragazzi, vaffanculo. Diciamolo. Ho pigliato il messaggio porto, dammi il salvadanaio. Thanks. Puoi vendere le bacche. Ma no, in realtà il discorso è più semplice. È come spammare gettoni a caso. Cioè, è come giocare al casino tre ore. Siccome un hardcore Nuzlocke, skippo il farming al casino e lo faccio coi soldi. Vai. Le vendo tutte. Tanto sti gran cazzi, ne ho altre dietro, ragazzi. Nel box. No, a parte il fatto che non arrivo... No, non mi bastano nemmeno. No, 24 è fulmine. Scusami, palla ombra di queste qua là. Non c'è palla ombra qua dentro. Mi sa. LMT 30, palla ombra, insomma. Perché sono 29, non mi ricordo cosa sia. Casino Ciclamipoli. Prendere che metti sono queste. Fammi osservare attentamente. Doppio team psichico, fulmine, lanciafiamme e geloraggio. Fulmine è l'unica utile che abbiamo. Perché la puoi imparare Volby, ma siamo letteralmente in una palestra fulmine, quindi voglio dire.
Cioè, le altre saranno utili più avanti, raga. Però per ora. Le altre non me lo chiedete, ragazzi. Le altre non le imparano. Non le imparano. Non iniziate a dire, ma magari. No. Non è denaro a sufficienza. Ah, perché non le ho vendute, effettivamente. È sbien per maschere. Sì, appunto. Più avanti. Non abbiamo nemmeno maschere, quindi non. Non mi starei a preoccupare troppo, sinceramente. Allora. Tiro su fulmine che. È comunque fulmine, non so se Volbeat ha mosse migliori. Fammi vedere che prende. Allora. Volbeat. Terza gen. Merda, abbiamo il 25 signoraggio, raga. La signoraggio è buona. Forse faccio edging. Beauty Flame para psichico. Raga, andate a controllare sulle wiki. Terza gen e se sbaglio me lo dite. Da quello che sono. No, intanto togli ste bacche un secondo. Potrei valutare di fare edging. Beautiful in terza gen in parapsichico. Penso che la wiki stia sbagliando. Vabbè, sai che c'è. Ci abbiamo i soldi, si può controllare. Facciamo un controllo empirico. Tanto, tanto i soldi non sono un problema perché ci abbiamo le mod. Vediamo. Hai ragione. Ok. La wiki dice che può. Allora ho visto male io. Bravi che avete controllato. Ok. Beh, allora. Beh, sì, il problema, raga. Cioè, nel senso. È evidente, no? Che il problema è. È Magneton, giusto? Senti, famoci un po' di allenatori, anche quelli che abbiamo lasciato indietro, magari. Do. Anche il Lumais può prendere fulmine. Do fulmine a Volbeat. Chi ha più attacco speciale di loro due? Ok, scherzone. Do fulmine a Lumais. Direi che gli levo volentieri profumino. Anche Dustox spendeva psichico. Rip. Sì, rip mi sembra il termine corretto. Qua mi concedo fulmine, qui desiderio. Urca. Nincana non ripara doppio team. Anche se fosse molto. Beh, oddio. Beh, abbiamo turbo sabbia, però doppio team. No, sto pensando. Cioè, desiderio per lo switch. Per curare in switch in. Fascino è molto utile sul suo Manetric che si tappa. Attacco rapido è utile su Manetric. Beh, oddio, in realtà su quel Manetric tirerei fulmine. Però attacco rapido in generale è una priority, non la butterei nel cesso. Senti, dai, non me la gioco desiderio. Mi viene solo un infarto a pensare alla giocata che ho fatto. Desiderio è una gran mossa, ma. Facciamo, recuperiamo un po' di allenatori, raga, e poi.
Vediamo di sistemarci per bene per la palestra, che ne dite? Dai, mori per favore. Ok. Livello un po' finché sto vicino al cap e poi... Adesso ragioniamo con calma. Con Dustox sarebbe tutto molto più semplice, eh? Dustox per Magneton era proprio ok. Gli rompeva i coglioni serio. Qui dovremmo adeguarci, cioè dovremmo adattarci. E non so, io ipotizzo anche, ragazzi, che magari alla prossima lotta contro quei tizi lì... Cioè, scusatemi, contro quei tizi lì, contro Vera, boh, raga, magari io mi rischio Beautifly, che lo sa, cosa sto poi comunque è completamente inutile nel momento in cui abbiamo Surskit, che ci siamo concessi come... Se avessimo Shedinja, questa palestra qua sarebbe tipo spam di A, eh? Lo dico per informazione di servizio. Per chi potrebbe pensare che con Surskit ci siamo avvantaggiati, vi direi, insomma, circa... Allora, Nincada con doppio tempo potrebbe essere un'idea. E in caso poi taglio furia. Ma la domanda è, Nincada lo prende taglio furia? No, Nincada non lo prende taglio furia. Dovremmo farci Ninjask. Ma a quel punto non aveva alcun... se, bro, una gol per Magneton è arrivato senza controllare. Nincada non prende taglio furia, raga. A meno che non c'è un MT di taglio furia. Nincada non prende taglio furia, ragazzi. Non è Ninjask. Il primo che mi dice, allora fatti Ninjask, gli ricordo che hanno Shockwave che non può missare. Cioè, mi insegna mossa mentale di taglio furia. Oh, ah, è questo. Ok, perfetto. Allora, ottimo. Oh, ecco. Ottimo, ottimo. Forse avevamo addirittura usato l'ultima volta. Allora aspetta, ecco, questa è un'informazione importante. Allora. Ops, piccolo errore tecnico. Qua, ragazzi, immaginate che io abbia farmato tantissimo al casino, eh? Dubito che vogliate vedere 10 live di casino come se le avessimo fatte. Usiamo dei rare candy anche come cheat dei soldi. Se non altro, qui. Devo ricordarmi di venderle, perché altrimenti non ha alcun senso sta giocata. Ok, allora Nincada taglio furia è buono. Vai. Tanto in una Nuzlocke i soldi sono irrilevanti perché non usiamo cure, quindi li useremo solo qua. Allora, io mi farmerei tutte le MT. Cercando di estrapolare il massimo. Letteralmente gli spettatori del Gabrone. Ci sta. Pazzo. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E abbiamo anche doppio team. Poi ci prenderemo anche geloraggio quando servirà. Allora, doppio team a Nincada lo diamo. Toglierei Turbo Sabbia nel momento in cui abbiamo doppio team. In più, Psychic lo può prendere Beautifly e direi che glielo diamo, gli togliamo. Mega assorbimento non è una brutta coverage, in realtà paralizzante è buona. Come mai non giochi Shedinja? Me lo sono bannato. E perché in Nuzlocke non puoi avere due Pokémon dallo stesso percorso, nel caso di Shedinja succederebbe. Ma tutte queste mosse qua io in realtà le vorrei tenere.
Sì, Beautyfly è prettamente speciale. Raffica sarebbe un problema. Però non abbiamo più Raffica su Dustox. Quindi in realtà avere un Raffica che parte, secondo me, è buono. Non abbiamo altre mosse volanti. Volante è una coverage. Sto pensando a quanto sia utile il Mega Assorbimento come coverage erba. Nel momento in cui avremo maschere, in pochino. Abbiamo una coverage acqua che fa più o meno lo stesso lavoro. Forse tolgo Mega Assorbimento. Impara Giga Drain al 38. Mattindor, a poterci curare, leva Mega Assorbimento. E poi io comunque Fulmine Volbit glielo calo, perché comunque lui Coda di Luce lo piglia. Oddio, glielo calo. Forse a lui lo evito di dare. Allora, facciamo che... Eh no, stordiraggio, regà, è troppo utile. Sono d'accordo, non la toglierei mai. Contro Magneton, stordiraggio più segno raggio potrebbe salvarci la vita se lo porto, se faccio edging. Non è male per coverage, no? Sì, però ce l'abbiamo già su Illumise Bomb. Senti, siccome sono un po' tesino, route percorso 117 e vediamo un po' gli allenatori. A parte che converrebbe farmi prima gli allenatori della palestra, giusto per ragioni di cap. Facciamo prima gli allenatori in palestra. Palestra di Ciclamipoli. Ciao, Bea, sta andando bene questo tentativo? Abbiamo perso Dustox. Quindi no. purtroppo no. Oh, però vorrei avere Ninkada taglio furia per la palestra. Quindi fatemi fare un po' di follie. Un po' di parkour. Fammi mettere davanti un Pokémon che se becco... va bene, c'è il Lumise, d'accordo. Ok, sali di qua. Puoi entrare in palestra 24 e 25 con Volbit solo durante la lotta con il capo palestra. Prima no. Oh, qui il tutor dov'è che stava? Al qui forse. No, questo dava attract, scusatemi. Dove stava il tutor? Eccolo qua. Vai, Ninko. Per quanto interessante, leverei Sanguisuga, onestamente. Rafforzatore. A parte che diventa Ninjask. Devo anche togliere il rafforzatore, probabilmente. Vabbè, ormai. Ormai è andata. Ok. Ora, turno André. Perfetto. Ok. Per repel. Ma ste bacche qua sono inutili, vero? Quando si trova fossa, brunifoglia, raga. Tradotto tra un bel po'. Mi sono preso Cilindra, non hai voluto Ninkada, non è bannato Cilindra. Oh, vai Ninkada, a proposito. Quante baccarance abbiamo? 5. Vabbè, a parte che qua giocherò quasi solo Cherry Berry e le baccarance sta perdendo di utilità, quindi... Allora... Vai.
scoppia. E scoppia. Devi scoppiare meglio. Ok. Blocca. Sono dimenticato. Rafforzatore potente rabat electric, grido di lotta. Sì, Sni in realtà è più facile di Lumise, secondo me, che fa quel lavoro. Wait, sto Voltorb di questo tizio qua self-destruct? Dimmi di no. Ok, no, non ce l'ha. Va bene. Qua in teoria Ninkada dovrebbe fare benino, almeno su Electric. Ok. Par e sono a meno un sacco di difesa. Su avrà Sonic, suppongo. Stridio. Sottocarica. Stridio. Switch su Lumise che mi cago addosso. Fagli fascino. Fulmina. Meglio. Ok. Prossimi, Zigzagoon, Gulpi. Questo quello è il Zigzagoon che ha fulmine. Questi sono dei Pokémon non di tipo elettro che spammano mosse elettro tramite MT. È un po' la lore di sta palestra. Zigzagoon comunque non è banalissimo, eh? Facciamo che lo secco con il Lumise fulmine, che è il nostro acquisto mattissimo. Vediamo di sfruttarlo un po'. Poi certo, non possiamo sfruttarlo con gli allenatori fuori da qua, ma questo è un altro discorso. Allora, bisogna pensare, dovessimo avere un altro tentativo a come superare al meglio la lotta con... questi sono i Lumise e Volbit, interessante. La lotta con Vera. Questo non ha ancora segno raggio, no? Però store di raggio, sti cazzi, bravo Ninkada. Perché Dustox è proprio tanto importante per questa lotta qua, e perderlo è stato un incubo. Forse alla prossima mi prendo dei rischi. Cioè, forse sacco. Però non sono sicuro, dovremmo ragionarla un po' come cosa. Ciao Sara, benvenuta, come sta andando? Purtroppo abbiamo perso... Aspetta, arrivo. Oh, abbiamo una baccarancia. Purtroppo abbiamo perso Dustox. Per il resto, bene in realtà, cioè... Abbiamo superato Petra in ciabatte, Rudy in ciabatte, blocca sta roba... Però Vera ci ha fregato Dustox, e questo ovviamente è un problema, perché per sta palestra guerra molto utile. Adesso dobbiamo inventarci qualche plan un po' storto. Però allora, percorso 117, e mi faccio qualche allenatore prima della palestra, giusto perché mi scoccia lasciarli indietro. Oh, c'è il tizio con Doduo che io valuterei di uccellare istantaneamente. Non dovrebbe essere un problema. Perfetto. Poi ci sono le tizie con Zigzagoon e Makuhita. Ci ha crittato di braciere, ma dopo un focale energia. Forse avremmo potuto fare qualcosa di meglio, ma... dubito molto, onestamente. Sarò sincero. Scusa, ma con le altre, chi era stata la tua Pokémon chiave? Quanti tanti avevi fatto? Uno solo, avevo perso Telepath. Tanti, però non era una Nuzlocke serissima. Questa ha delle regole migliori. Diamo il livello 21 a Volbit. Coda di luce sarebbe proprio da mettere, raga. Potremmo far volare doppio team, che oggettivamente è inutile qua. Crappo, su Pokémon Showdown ho creato un team con Andrew, Bolette, Berardi, Filippo, ancora tu e Legit con il nome Crappo. Meme è un'altra chiamata Crappo, le con state Matrix. Ci sta.
Doppio team è un po' useless. Lui con coda di luce potrebbe inventarsi qualcosa. Coda di luce fulmine, boh, banalmente. Si mette su doppio team. Non la vedo utilissimo, onestamente. Doppio team. Cioè, per ora è inutile, ma più avanti vedremo. Michele, ciao Michele, grazie per la tier 1. Abbona al canale. Crapo, come ti gestirai le catture in Azeroth a fare dipinti ed Aragross? Come si gestiscono in Hardcore Nuzlocke? Se li prendo bene, altrimenti no. Triste? Sì. È la regola? Assolutamente sì. Allora, poi io ti Presidente direi della che... Repubblica, buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Doppiamo Zigzagoon. A parte che non volevo fargli stordiraggio, ma attacco rapido, però ok. Bene. E ora vai così. Giù. Bene. Catture di Pinsir Aragorn si gestiscono come si gestiscono in Hardcore Nuzlocke. O le prendi o non le prendi. E ne puoi prendere ovviamente solo uno di loro, perché... come si dice? La zona safari conta come un'unica zona. Le Pokémon non possono rendere più probabili gli incontri con Heracross? Forse? Sì, ma tanto alla fine non è un problema di incontri, eh. Mi sembra. Correggetemi se sbaglio, magari ricordo male io. Ma mi risulta che Heracross e Pinsir si trovino in zone diverse. Quindi in realtà a noi cambia il giusto, ragazzi. Cioè, il nostro problema è che... Però non lo so, forse no in realtà. Sono in zone diverse, allora cioè non si pone il problema. Cioè il nostro problema non è che non li troviamo, il nostro problema è che non entreranno mai. Provi per Pinsir o Heracross? Forse Heracross, su Telepath fa molto bene. Ah, questo qua è un altro, un nostro amico, eh? Ma Beautifly non voglio farlo salire. Secondo te il tipo Colotto è un tipo snobato? Dipende dalle gen. In alcune gen è un botta pedali. In altre è buono. Sempre tutto molto relativo nella vita, come potete ben vedere. Ok, bravo Illumise. Illumise fulmine è tanta roba. Peccato che la palestra sia... Presidente della Repubblica, buongiorno. Inutile. Datemi i corazzieri, per favore. Quasi si impara Mega Corno al 53. Forza con che questa è tanto in là. Dovremmo... Allora, la verità è che devo vedere, raga. Grazie Sara per la tier 1. La verità è che devo vedere. Devo controllare. Cioè non c'è molto da dire. Dovrei controllare e farmi due calcoli. Cioè è quello il punto alla fine. Questa è pazienza, madre mia. Bene. Questa tizia c'ha invece Doduo. Illumise ce la fa, sì. Vai. Qui l'abbiamo fatto. Su questo percorso manca solo la tizia con i Wingull. Vai. Cioè con i Wingull, scusatemi. Startava con Wingull, ma questo qua è semplicemente 6 Pokémon all'11 che sono dei bot. Parte nel momento in cui ti usano Parasystem. Allora a quel punto potrebbe esserci un problema tecnico o tattico. Questo vuole pure avvelenare, ma muori. Vai. Ok, questo percorso è andato. Mi mancherebbe il percorso a destra. E poi in teoria la pista ciclabile, ma nel senso, siamo già nella merda con il cap. Diciamo che era così, parrebbe Mega Corna per il tempo per Frida, la terza Super 4. Beh, non per Frida, per la Lega. Frate, il cap della Lega è come al solito, è al quarto Super 4 già dall'inizio, si fa così nelle Hardcore Nuzlocke. Almeno io ho sempre fatto così, quindi in realtà no, lì ce l'avremmo dalla Lega. Il problema è un altro, cioè che... Megacorno come mossa si commenta da sola, non so.
A me fa pauros. Devo dire la verità. No, qua ci sono 4 allenatori. Ce li possiamo generalmente, teoricamente, ciulare. Una ha 2 Roselli e uno Zrumish, che in realtà sono un po' un problema. E magari prima lui. Ok. Aaron Matty Surskit. Tra poco in Tube Curve sono 23.52. Beh, è relativamente presto. Comunque direi che comunque vada, dopo Walter stacchiamo, eh. Dopo Walter comunque vada, che si vinco, che si perda, si stacca, raga. Oh, questo qua c'ha doppio Roselli e Strumish. Vero che è di livello molto basso. Fai che per sicurezza giochi una bacca pesca e questi anvela in punto. Puntualmente. Ci sta. Legit. Hanno risolto la questione. Ok. Buttaci Beautifly un secondo. Tira la figa. E tanti saluti. Bene. Sai che tu puoi vedere l'NBA? No, non seguo il basket. Zero. No, stacco perché altrimenti l'editor ha troppo materiale da editare, raga. Lo dico proprio palesemente. Stacco per fare un favore al mio editor, che altrimenti dà di matto e mi denuncia. Tipo io quel chitarrista lì con Magnemite non è che mi stia simpatico, eh. Tutt'altro. Fai prima il pescatore con tentacule e carvagna, va là. Vai. Un saluto a Baffio. Raga, non è Baffio il mio editor. Fabio gestisce solo Creepy Live. Oh, avevo sbagliato a leggere, aveva solo quello. Non è neanche Simone. Io ho 3 editor, ragazzi. Uno gestisce Creepy Live, che è Fabio, che è storicissimo. Ho Simo, che mi edita i video singoli generalmente. E Manuel, che attualmente gli ho dato in gestione le serie. Per ora è così. Ho 3 editor. Detto questo, Magnemite. Cioè, è che sto robo qua. Ah, cazzo di. Parte super suono. Ma poi avrà Sonic Boom, sto idiota. Diciamo che gli metto stordiraggio. Wow! Sarà stato un crit, mi auguro. Minchia, ragazzi, che laserata mi ha tirato. Va bene. Ma mi ha tirato una fucilata fuori dal mondo, eh. Quanto li paghi? Dipende, di solito me li fanno loro i prezzi. Comunque attualmente... per tutta la gestione di Creepy Live, beh, in realtà allora, non vi dico quanto li pago singolarmente, non faccio i conti in tasca alle persone. Vi dico che ogni mese di quello che guadagno, 1000 euro mi partono in editor. Un po' meno di 1000 euro. Un po' meno di 1000 euro mi partono in editor per tutto il mese, eh. Oh, aspetta, Ciclamipoli. Questo mi porta per Corso Nord. 2 frustate a video li pago, sì. Se lo fai bene, solo 2 oggi. Ci sta. Praticamente è l'Italia, ragazzi, benvenuti. Allora, qua abbiamo ancora un paio di allenatori. Ci sono 6 allenatori qua sopra. Sono 6 allenatori qui sopra. Sans, Drew, Roselia. Sì, roba che si può fare, secondo me. Lei è comunque una bacca pesca. Allora,
Profumina. Vai a riempirla di fucilate. Tyron. Abbiamo Surskit. Profumino davanti alla profumina. Grande gag quest'oggi. Vai, questa Sandrew tira bolla. Sarà due hit, vero? E bravo Surskit. Prossimo Strumice, dove abbiamo perso Shedinja nella scorsa Monotype. Me lo ricordo come se fosse ieri. Mi sembra almeno. Adesso ho dei dubbi. E qua arriverà tanto cazzo di... Aspetta, chi è? Lei. Tanto qua arriverà cazzo di parassistema. Già lo so, quindi ti tiro sfuriate direttamente. Così almeno non rosi. Eccoci. Godo, pagliaccio. Quest'altro. Ancora profumino. Vai, vabbè. Sarà questa è la profumino run. TPU Magneton o Manetric? Magneton. Oh Gesù Cristo, Surskit, cosa ho visto? Blocca. Blocca, 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 blocca. Elisir. Zurmish Meryl Sensory. Ma dove, scusami? Dove sono segnati questi allenatori? Ma saranno a nord di... Ah, sì, ok, sono a nord delle cose. Ok, potrei farvi anche la pista ciclabile, ma inizio a essere un po' preoccupato per il livello, quindi... Vi direi che... Com'è messa la pista ciclabile? Pista ciclabile Owen. Perché non evolvi per le mosse, Matteo? Ragioni di mosse. Vogliamo bollaraggio su Muscrane, ma lo prendiamo solo dal 5 in poi. Dal 25, scusatemi, in poi. E per Ninkada, perché semplicemente è più forte così che da Ninjask in questa palestra. È per questo che in una Nuzlocke hardcore di questo gioco qua devi fare delle giocate non banali. È proprio bello, secondo me. Smeraldo in Nuzlocke forse non è il più difficile, perché il più difficile è Ultrasole. Che sto provando adesso su Twitch e poi vi dirò cosa ne penso nel complesso di Ultrasole, ma attualmente ho la sensazione che cioè per me Smeraldo è il più piacevole da giocare in Nuzlocke. È proprio bello, cioè non è scontato, i team avversari sono fighi, è proprio bello. Ultrasole attualmente ho provato a fare la prima parte di Mele Mele e in Nuzlocke è tecnicissimo, è super difficile superare la prima isola in Nuzlocke. Devi sapere un sacco di cose, ogni singolo microscopico errore può essere punito tantissimo. In più sono evsati, soprattutto perché sono evsati, cioè gli avversari sono proprio forti nel culo. C'è molto da dire, a quel punto, quando gli avversari sono forti nel culo non c'è molto da dire. Vai. No, no, vai. Ok, sì, prima era decisamente un... Ah, sai cos'era? Aveva fatto ferro strido. Ecco cos'era. Ok. Ok. Bravo Ninkada, blocca. Giocato Smeraldo 10 volte, quella allenatore con Abra non ne avevo completamente idea. Sai che cosa sembra, Stefano? Sembra l'introduzione di un mio shorts. Sembra l'introduzione di un mio shorts. Allora, signori, ho un annuncio da farvi. Siamo 648 spettatori, un po' calati, ma perché inizia ad arrivare la mezzanotte. E attenzione, attenzione, 680 mi piace. Mi piace, sono ufficialmente superiori agli spect attuali, quindi ottimo lavoro. Vi ricordo che se state guardando la stream e non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. E se volete supportare con una super chat o un abbonamento, potete farlo. Gli abbonamenti hanno un sacco di vantaggi. Buttateci un occhio mentre io affronto il prossimo che ha due Magnemite. Posso dire che doppio Magnemite mi spaventa un pochino? Posso dirlo che doppio Magnemite mi spaventa un po', onestamente? Ci sono finito in bocca. Beh, però stanno al 14. Perché al 14? Bene, la wiki riporta altri livelli. Eccellente. Questo era un ferro strido, ma sti cazzi, perché tanto il tuo tono shock non esiste. Sono solo invenzioni. Perfetto. Dobbiamo stare attenti ai ferro strido quando arrivano. E i super suono. Ce la giochiamo così noi. Vai, bene. Vai di stordiraggio, perfetto. Attacco rapido. Attacco rapido. Magnemite è confuso. Si colpisce da solo. Attacco rapido. GG. Gran game. Ok.
Oh, che bello aver fatto la call, aver detto i like. Sono come gli spettatori, aver visto 60 like in più. Thanks, raga. Ah. Insomma. Sto, nel caso ve lo stesse chiedendo, sì, sto ancora pensando ad Astox. Adesso dobbiamo fermarci e ragionare attentamente sta roba, perché il prossimo è un Magnemite al 17. Vai. Non sei tu, ma sei tu. Vai, che se riusciamo a ripulire tutti gli allenatori tranne la famiglia Vinci, che... Vabbè, ok. Ah, vuoi vedere che sto guardando Urbino e Zaffiro? Perfetto! Perfetto, ragazzi! Ma chi sono? Ma vieni! Il più grande, irreprensibile, mitologico, uguale io. Mese di super suono, bene, Sonic Boom è arrivato, chill, se ne arriva un altro Switch. Ok, va bene, possiamo restare. Giù. Godo. Ho avuto un po' di paura, vi dirò. Prossimo Magnet... Magnemite. Due Magnemite più Voltorb. No, non è ancora arrivato il Silver Button, raga. Appena arriva, tanto lo vedete, perché devo flexarlo, quindi. Tranquilli che appena arriva lo saprete, tipo, subito. Store di raggio. Fai un luce lunare. Sono Shock Park, grazie. Ok. Ok. Luce lunare. Attacco rapido, attacco rapido. Attacco rapido, ti direi. Ti direi attacco rapido. Al 6. Ok, il prossimo è Voltorb 6, Voltorb 6, Magnemite al 14 ed è l'ultimo Broski. Vado a curarmi. Devi far tu richieste YouTube? Sì, ci sono dei codici che ti arrivano, credo, da riscattare, robe. Non l'ho neanche ordinato, non mi è ancora arrivata la roba, ma tranquilli che arriva, non vi preoccupate. Arriva, arriva, arriva. Non so neanche dove metterlo. Non ne ho la più pallida idea. Però arriva. Allora, adesso... Io, minchia, mi sembra comunque di essere in live da molto più tempo. Abbiamo fatto una quantità di cose impressionanti in quest'oggi. Tra cui probabilmente perdere il try, perché, nel senso... I'm... Ok, forse posso fare taglio furia. Wow, Ninkada. Cioè, potevo setupparlo, taglio furia, più che altro. Perfetto. Vai. Bene, sì, la mia abilità sulla pista lascia a desiderare, la tua a fare sesso, non può essere peggio della mia. Bene, guarda, guarda come la mia abilità lascia a desiderare, sono un pro player. Ui, devastante. Già fatto Watson? No, ci stiamo preparando ora Nicolò, ma sarà un incubo. Bene, adesso cerchiamo di fare dei ragionamenti, Fatti come Cristo comanda. Allora, intanto... Blocca Ninkada. Bene. No. Lo tiro giù con pick up X, raga. Cioè, questo misclick di merda. Lo tiro giù con pick up X. Tiro giù con pick up X. Non so dove ho salvato. Lo tiro giù. Entro un attimino nel gioco. Lo butto giù. Cioè, non so dove ho salvato. Non me la into così. Vai. Sì, Volbeat lo portiamo a... Adesso ragioniamo per bene, ma sicuramente Volbeat lo porto al limite del 25. Vai. Allora. Ora salva. Esporta. Anzi, no, non esportare, perché mi sa che con la nuova versione me lo sovrascrivi in automatico. Nuzlocke Police, sì, mi possono fare una sega. Quelli della Nuzlocke Police possono letteralmente segarmi, ragazze. Fun fact, l'altro uovo aveva dentro un Volbeat, se vi interessa. E a proposito, wow, Volbeat a 0 HP, 0 HP, 2 in attacco fisico, 8 in special defense, 9 in special attack. Bene, il Lumise, giusto per sapere, 1 in difesa fisica, 8 in special defense, 7 in attacco fisico, 18 in special attack, 23 in special defense. Non è neanche malaccio. Allora... Butta giù Ninkada. Va bene. Allora. Io ora però...
carico il salvataggio. Cioè, 31 invi, ma in totale, esatto. Carico il salvataggio. In teoria ora ninkada, esatto, al 24. Adesso ragioniamo un attimino il plan. Allora, fammi chiudere tutte ste finestre inutili. Forse il calcolatore era utile. E riapriamole da capo. Per quella che sarà, a prescindere, l'ultima battaglia di oggi. Watson Pokémon. Allora, questo è il team che dobbiamo... Mamma mia, mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Più Pokémon Showdown Calculator. E questa è la situazione a cui andremo incontro. Questa è la gente, ragazzi. La vedete? Yes, la vedete. Questa è la gentaglia. Io non ho idea di come faremo, ma... tentar non nuoce. Allora... Sì, Shedinja lo sweep a Walter, infatti. È quella la parte non divertente. Oh. Entriamo nel mood che giochiamo contro Pokémon. Perché Beautify e Surskit non sono giocabili. Allora, se io gioco con Ninkata davanti a Voltorb, lo invoglio a tirare Self-Destruct, non c'è dubbio. Facciamo una cosa, facciamo che vi metto una musichetta di sottofondo. E tanto ora dovrò switchare un po' di plan vari, quindi. Vai, pigliati questa. Ma porco due, ti ho detto di star zitto. Allora. Metti volto. Allora, il fatto è che io devo entrare con Volbit per forza. In qualche modo. Se voglio avere signoraggio. Però partiamo da delle basi. Altre regole oltre alla carsicana, Slock, usare Pokémon Coleottero. Che penso che fosse ovvio. Allora, Voltorb. Oh, Volbit ha un ottimo attacco fisico, Volbit è un bel mostro. Abbiamo 44 di attacco fisico. Con Quick Attack cosa succede? Che non fai una sega, va bene. Beautifly psichico. È due hit. Piccolo problema, lui ha roll out e soprattutto è più veloce di noi. Quindi i due hit non vanno particolarmente bene. Se lo parrassi, lui avrebbe roll out. Perderei tanti turni, gli farei setappare roll out, è un po' un incubo. È vero che lui di doppio rollout non mi shotterebbe, eh?
No, in realtà sì. Beh, oddio, probabilmente no. Ovviamente ci sarà Shedinja. Shedinja è bannato. Linkada è immune, hai letto, bro. Bravo. È immune anche self-destruct? In caso sarebbe interessante. Grazie, Yonel, per la tier 1. Ma voi state vedendo lo schermo? No, aspetta. Venite qua. Facciamo un lavoro strano. Presidente della Repubblica, grafica. Buongiorno, okay. Datemi i corazzieri, per favore. Noi non possiamo, ragazzi, giocare Ninkad doppio team su Voltor, perché se quello lì tira self-destruct ci manda il baretto, ok? Vorrei trovare un modo diverso per tirarlo giù. Still Voltor con rollout ci fotte Beautifly. Con ogni probabilità. Con Spark. Slash on the shock. Peggio. Sì, ci secca. Considerato che abbiamo il vuoto cosmico in difesa speciale, ci distrugge. Se andassi brutale con fulmine. Non famo abbastanza, raga. Però... oh, sapete cosa? Volta potendo spammare scintille, smeraldo è molto difficile, faccio autodistruzione. Letteralmente la mia ultima run di smeraldo self-destruct turno 1, 5% turno 1. Metti nel set self-destruct, vedi quanto viene fuori poi di danno. Sì, non ci killerebbe se non fosse crit. Cioè dire che lui poi tirerebbe Spark. Cioè che da dire che se lui si locca su rollout su Ninkada... che poi, allora, il problema è che switchare davanti a Voltorb danneggiato, ovviamente più lo danneggi più lui vuole tirare self-destruct. Allora, se io vincessi il, a turno 1... cazzo di Ninkada con 0 IV in difesa. E che ragazzi, purtroppo Voltorb è molto veloce. Inutile dirvi che qui Dustox se lo pappava con Psychic. Lo teneva abbastanza bada. Probabilmente, regà, mi vado a giocare il 50-50, che non è un 50-50 turno 1. Cerco di setappare doppio team con Ninkada. A quel punto setappo di taglio furia e prova a fare quanti più danni possibili. Rinuncio a segno raggio di Volbit. Se gli fai tirare rollout per un po' di turni lo gestisci. Ma se gli fai tirare rollout, me lo dici tu un buon modo per fargli tirare rollout che non sia mettere davanti Shedin Ninkada? Raga, voi siete i campioni del farla facile, purtroppo. Ma non è così semplice. Voi siete i king del farla semplice, purtroppo. Insomma, andassi meno 2 con fascino. È un'idea, ma lui a quel punto... cioè, il Lumise mi serve per altro.
Non ho messo il ripeti alla musica. Metto il ripeti alla musica. Ho meno due con fascino, è un'idea. Il problema è che poi il Lumise io penso che mi serva per gestire, boh, Manetric. Tu dici lo mando a meno uno. Ma se poi mi perdo, se lui mi fa Spark, ce l'aveva Spark, no? Linkate mi pare Bull Cap, no. Se metti davanti Beauty, non gli fai tirare Rollout. Ah, considera che c'ha Spark che ci fa 60-70%, Rollout 30, quindi no. Cioè, si può provare, nel senso, lui davanti a Beautyfly farà sicuramente un elettro, nel caso, però, cioè... Non lo so, raga, cioè, è complesso. Perché tu dici... Metto davanti Beautyfly, poi switch su un incanto, però se tira Self-Destruct invece, che potrebbe anche vederla... Vabbè, ma è uguale se tira Self-Destruct. È uguale. Che ci cambia? Perché tu dici, mandi Beautyfly, metti che tira Rollout su Nincada, tu hai switchato dentro Nincada e l'hai lockato su Rollout. A quel punto lui di Rollout su Nincada fa pochissimo, con doppio team glielo metti fuori e poi vabbè, quando tira la Self-Destruct su Nincada, più sei di doppio team in caso, speriamo che non succeda niente di atroce. La CPU credo che punti sempre al danno maggiore mantenendo Pokémon in campo, solo se non ha alternative tira la mossa suicida, falso. L'ho visto sulla mia pelle. Hanno sempre il 5% di tirarla. E il 90%, cioè 5% a full vita e poi 90% a vita rossa. Regà, ho giocato Emerald Kaizen in Hardcore Nuzlocke, dovrei saperlo, tranquilli. Dai la bacca arancia. Anche più del 5% mi sa. Io ricordavo 5% a full vita. Io ricordavo questo numero, magari è sbagliato, però comunque è poco. Io non so se possa essere una buona play mandare Beautyfly e poi switchare dentro Nincada. Magari lui davvero gli viene voglia di fare rollout, però è difficile, secondo me arriva Spark, secondo me è una mossa a vuoto, raga. Poi a quel punto, se Nincada riesce a farsi volto, Electric se lo dovrebbe pappare. Ma Crunch, non vuoi premunirti sugli statici? Potrei, in effetti. Lo prende anche i Terra, sì. Sì, beh, è un incubo, eh. Ne prenderemo 38.000 di statico. Stai contando il bonus medaglia di Roxanne? No. Cos'è lei? Più difesa? Sì, beh, cambia il giusto. Più attacco. Ah beh, ok. D'accordo, ci aiuta. Se hai più di gli dai la baccarancia così. No, dimenticatela questa cosa che hai appena scritto. Non ci basta per reggere. Onda shock barra spark ci farà 50-60%, ragazzi. Non è cosa. Oddio, dipende dalle sue IV, eh. Un Oranberry per Beautyfly equivale a quanto? A... fai un settimo. Un 15% scarso. Penso che Beautyfly tenga. In più, se becchiamo una Parson, tante lose condition mandando Beautyfly in lead. In più, se poi mi trovo in difficoltà contro Beautyfly e devo switcharlo, lui può esplodere più facilmente. Se non sbaglio, autodistruzione ignora i boost delle difese. No, è di mezza le difese, è diverso.
Evolbit come lo ragioniamo? Evolbit come lo ragioni invece? Non è l'esplosione che di mezzo le difese, stessa roba. Cosa fa? Mando Volbeat poi su Electrike? Però interrompo la serie dei Taglio Furia. E se mandassi Volbeat stordissi... Mando Volbeat stordisco Voltorb... Così mi sale al 25 in caso mi diventa una call su Magneton. Mi impara segno raggio, così diventa una call su Magneton un po' più sensata. Entro su Voltorb confuso con Volbeat. Volbeat è anche più veloce di Voltorb, eh? Quanto ha di speed Volbeat? Ok, c'è la differenza di livello, eh? Ah, 85. Era stato bene, forse. Mi sembra una buona idea, ma... Prendiamoci sto rischio qua. Se si complice da solo con Altorb aumenta la possibilità di self-destruct. Sì, ma non subito. Deve scendere sotto metà vita, mi pare. Non è continua come roba. È tipo sotto il 50% diventa un 50% di tirarla. E sotto il 10 diventa un 90%. Quindi avremo tempo di setappare Double Team. Perché a una certa la tirerà self-destruct. Dobbiamo sperare che la missi dopo 6 double team. Sì, a sto giro la musica però gli ho messo, ripeti. Ok. Dai, provo a seguire questa call, raga. Sapete cos'è? È che io penso proprio che il setup di Sheninja, magari, se ti piacerebbe, che il setup di Ninkada sia l'idea migliore che abbiamo. Allora, io faccio la porcata, e cioè porto... No, questo è in Lumise, ho sbagliato, scusatemi. Porto Volbeat al limite del livello 25, mossa che è consentita nelle hardcore Nuzlocke, in maniera tale che poi mi possa imparare, salendo di livello, segno raggio... E che possa conseguentemente diventare una call su Magneton. Inutile dirvi che non ho grandi feels, ma... La situazione è quella che è, ragazzi. Non c'è molto da fare. Volbeat, confusione in tuning card, setup di double team. Poi cerchiamo di sweepare. Sperando che ci vada bene contro... Manectric in caso abbiamo il Lumise. Contro Magneton posso fuori entrare Volbeat.
Perché la campusta ci sono problemi di messa a fuoco, ragazzi, la sistemerò, dai. Abbiate pazienza. Mamma mia, se non so fare sto puzzle. Sperem. La vedo grigissima, ma ci rischiamo delle self-destruct di Voltorb, ma in queste condizioni. Ce le saremmo rischiate anche con Dustox, ma Dustox era spendibile. Dai, in caso l'editor finisce qua il suo video. Allora, store di raggio, e siamo più veloci. Buono, non è 31 IV speed. Ok. Minchia che self hit che ha preso. Ha preso tantissimo di self hit, ragazzi. Ho un'improvvisa voglia di provare ad attaccarlo. Perché se entro si self hit su un Incada prendiamo bot. Ok, non pensavo. Allora, il plan originale era qui entrare di Incada. Però non credevo che l'attacco fisico di Voltorb gli facesse subire così tanti danni di self hit. Pensavo che prendesse di mezzo. Di meno. Pensavo che prendesse metà di quella roba lì. Quindi mi sa che cambio di plan. Confusion di Volbit into doppio attacco rapido, sperando che qui lui faccia qualcos'altro. Brutto colpo! Sicura, non ci credo. Selfitati, ti prego. Sicura. Allora, va bene. Forse ora switch su Incada, raga. Forse ora switch su Incada. Qua lui sicura, rimanere con Volbit ci frega. Switch. No self-destruct. Eccoci qua. Ok. Unlucky. Era a rischio. Ci stiamo ancora, eh? No panic, però problemic. Senti, io ti tolgo attacco rapido qua. Coda di luce voglio tenere, storditaggio voglio tenere, luce lunare è troppo importante. Via. Tanto ha 85 di speed, non è male in velocità questo. Possiamo anche far finta di non avere attacco rapido. Se non altro non ha crittato. Allora, lui qua ha solo Owl e Quick Attack e Shockwave. Teoricamente non può parrare. Questo lo rende... a parafulmine? No, a statico. In teoria in Lumise dovrebbe far bene contro questo Pokémon. Ok. Crit suo, va bene. Ci sto dentro. Ora noi abbiamo un Luce Lunare qua. Quindi con il Lumise possiamo lavorare, possiamo cucinare. Ok. Chill. Fascino. Onda shock. Porco Dio però. Cioè, magari no? Non lo so, eh. Magari evitiamo ste cringiate. Non ho capito, è brutto colpo il videogame quest'oggi? Brutti colpi simulator, bella lotta. Ok, ora, va bene. Abbiamo dovuto risistemare il nostro plan. Luca Colombo, grazie per il 12° mese. Adesso, calma su Magneton.
Volbeat può fare Benino. Ma in Lumise mi servirebbe a full Veda. Io qua proverei a tirare. Perché può arrivare anche Sonic Boom, ovviamente. Però Volbeat gli sta sopra, sto idiota. Vogliamo tirare un Luce Lunare per lo sport e l'amicizia? Magari lui fa T-Wave. Presidente della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, per favore. Cazzo, sono più veloce. Eh beh, in effetti, anche con il Lumise potrei essere più veloce. Ora, allora arriva T-Wave qua. Va bene. Oh, senti, qua arriverà un altro T-Wave realisticamente. Io ti direi, entriamo di Volbeat. Abbiamo la bacca che ci blocca e poi tiriamo Stordiraggio. E poi ce la giochiamo a briscola Volbeat contro di lui. Tanto non ho alternative, Nincada è fuori gioco, quindi. Ok. Lui realisticamente ne farà un terzo, ma io sono più veloce. Gli vado a tirare Stordiraggio, eh? Se guadagno dei turni in cui sta fermo, bene. Potrebbe tirare Super Suono. Allora, qua è molto probabile che tiri T-Wave, è una questione di CPU. Ci vede più veloci, quindi è facile che tiri T-Wave. Può arrivare Stordiraggio, può arrivare Shockwave. Cioè, scusatemi, può arrivare Thunderwave, può arrivare Shockwave. Comunque noi Stordiraggio qua. Se fitati e mi fai un gran favore. E questo è un problema. Però ve l'ho detto, ce la giochiamo a briscola ora. Ci proviamo. Deve prendere dei turni però, raga. Non ci credo, ha preso il terzo crit! Non ha preso doppia confusion, ha preso terzo crit. Dai! Ragazzi. Va bene, che ti devo dire? Non è più confuso, tua onda paralizzati. Non ne usciamo più, non ne usciamo più, non ne usciamo più, non ne usciamo più. Addirittura lui qua è Harold a kill. Ok, ci sta. È molto difficile questa lotta qua. Non è che ci sia molto da fare. Qui Sonic leggeva la kill e Surskit. Vabbè, doccia scusa. Insomma, ragazzi, probabilmente con un Pokémon in più, però, cioè, se lui... Tra l'altro che danno che ha preso di crit, mamma mia. Fammi capire quante possibilità avremmo avuto qui. Vabbè, a parte che qui sto scammando. Guarda com'era forte questo qua con... Perché non ho la... Ah, perché non ho dato le bacche, perché sono un clown. Cioè, tra Ultra Sole e questa roba qui, ragazzi, non so proprio cosa sia peggio. Guarda, io che sento doppio team, è completamente inutile sta cosa che ho fatto. Vabbè, adesso sto trollando.
Probabilmente con Dustox tankavamo meglio. Sì, però il... Cosa è successo? Però il problema, raga, è che se... Se mi critta quando sto cercando di stollarlo, che è la mia unica call. E poi è esploso. Cioè, è esploso su Nincada, cosa che dovrebbe succedere raramente. Non lo so, raga. Cioè. Non ha preso la confusione. Non è successo niente. Niente è successo. Vabbè. Questo è stato il primo tentativo. Se non altro, è finito tutto in una live. E l'editor avrà un video da chiudere. Bello pulito. Morti 0. Tentativi 2. Ma questa palestra senza Shedinja, ragazzi, sarà difficile da superare, eh? Mettetevi l'anima in pace. Qua ci arrenderemo più volte. Vai. Perché non doveva esplodere su Nincada? Beh, perché così andavamo avanti. Non nel senso che non doveva dirci più. Era difficile, era raro che succedesse. Era ovviamente, cioè, il concetto è che era raro che succedesse. Va bene. Bene, dai. Allora, chiudiamo qui. Io cercherò di sistemare il problema della cam che non mette a fuoco, ma sicuramente si sarà sminchiata mentre stavo impostando roba, perché già mi è capitato. Cioè, nel senso, già avevo notato delle cose sbagliate. Spero che il video non sia venuto una merda per questa ragione. Vabbè, niente, noi ci vediamo a questo punto... Domani in live su Twitch. Ho cambiato la programmazione, facciamo Ultrasole e non FIFA, mentre FIFA va di giovedì, perché c'è il Milan la sera, quindi non guardereste. Prossimo tentativo di questa serie la prossima settimana, realisticamente sempre di martedì, mentre qui su YouTube ci vediamo in live con Mystery Dungeon, al quale verrete reindirizzati dopo questa live. Regà, buonanotte, ci vediamo al prossimo try di Smeraldo.